Potete riaccendere i vostri microfoni perché quello che state guardando in questo momento è 4 contro il sistema. Benvenuti a una nuova puntata. Io ovviamente sono Claudio Serena, ma con me c'è un sacco di bella gente che adesso lascio che si presenti, così sarà tutto molto caotico perché nessuno saprà in che ordine andare. Ed è questo il bello della diretta. Sono Enrico di MS Edizioni, facile. Poi non so se devo dire altro. Sono già Le altre due persone di MS Edizioni invece? Io sono Ginevra, sono una traduttrice per MS Edizioni. Io sono Valentina, Nina per tutti, l'altra traduttrice per MS Edizioni e Master Fantasica. Io sono Simone, l'autore di Ambrios, che stasera farò giocare a questa splendidissima gente. Perfetto, 4 contro il sistema è una coproduzione tra MS e Fumble e da questa settimana ha un suo feed dedicato su iTunes, Spotify e tutto il resto, quindi se state guardando il video ma volete recuperare il podcast potete andare a cercare il feed di 4 contro il sistema, basta che lo cerchiate su tutti i principali distributori di podcast che esistano, da Google a Apple, Spotify, Spreaker, eccetera, 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 compreso Amazon Music, che ci veniva gratis e quindi è lì anche Beh, finché è gratis va sempre bene. Quindi si può ascoltare con Alexa se ho Amazon Music? Sì. È vero? È In vero teoria sì, in veramente? teoria sì. Era fighissimo, fighissimo. Non lo sapevo. Ok. E appunto stasera siamo qui a giocare a Anglorious che è a metà più o meno del suo Kickstarter, dovrebbe iniziare la fase finale se non sbaglio. Esatto, abbiamo l'ultima settimana, in realtà, mercoledì prossimo. Quindi avete ancora un po' di giorni per ascoltare questa live, capire come funziona, se è di vostro gradimento e poi andare a fare un bel pledge come noi abbiamo già fatto. Grazie. Ottimo. Dove è scomparsa Nina? Perché ridi? Niente, verrà per la questione pledge, però io pledgio coi cuori. Lo so, mi arriva tutto il tuo amore, mi arriva tutto tranquillo. Anche Ti facciamo arrivare una copia di Anglorious perché MS Edizioni sarà distributore di Anglorious e poi ovviamente la pagheremo a Simone. io a questo punto lascerei la parola a Simone, appunto, che essendo l'autore, l'editore e tutto il resto di Anglorious, ci può innanzitutto spiegare come funziona, perché se state seguendo questa live magari avete solo visto in giro i post e non avete ancora approfondito la questione, e poi inizieremo a giocare. Ok, intanto grazie Claudio per l'invito, grazie anche Enrico per tutta la collaborazione che ha reso possibile questo evento, grazie a tutti per aver partecipato. Anzitutto, stasera giocheremo appunto ad Anglorious, che è un gioco che inizia laddove gli altri finiscono, per così dirla, semplicemente, ovvero con la morte dei personaggi. Una morte che non è affatto gloriosa, contrariamente a quello che suggerisce il nome del gioco, che c'è la parola gloriosa nel mezzo. È una morte caratterizzata da una morte stupida, da una morte appunto ingloriosa, e dalla quale devono cercarsi di riscattare compiendo azioni valorose e portando a termine i propri conti in sospeso. Quindi stasera Claudio, Enrico, Ginevra e Nina interpreteranno quattro morti che se qualcuno di voi ha mai giocato, sentito parlare di Medieval, sa abbastanza bene di cosa si parla, che appunto è protagonista di questo gioco, mai lontano 98, è il simbolo di questa ambientazione, il classico morto inglorioso, morto durante la carica della prima battaglia, che è risorto per portare a termine il suo conto in sospeso contro un nemico. E la stessa cosa che riguarda i nostri qui presenti quattro risorti. Una volta che voi siete morti, e vi spiegherò anche perché poi prendendo in esame le vostre schede, siete giunti nell'orto. L'orto è il mondo dei morti. Un mondo che appare come una metropoli molto lugubre, dai cieli completamente neri e dalle abitazioni ammassate fra di loro a creare un dedalo di strade e di edifici dai profili sinistri. Ci troviamo, appunto, lo specifico perché lo do sempre per scontato, ma sbagliando,
che è un'ambientazione prettamente fantasy. Quindi non spero non ci sia bisogno di spiegare a nessuno cosa sia un'ambientazione fantasy, né a voi quattro né a quelli che ci stanno seguendo. No, penso proprio di no. Bene. E, oltre a questo, oltre ad essere una metropoli densa sia di abitazioni tanto quanto di morti, è anche una città, diciamo, un mondo estremamente burocratizzato, appunto per fare fronte alla grande massa di morti che lo abitano e che cercano giornalmente di riemergere nel mondo dei vivi per portare a termine il loro conflitto. Un po' come Beetlejuice e la parte dei morti, esatto, ci sono solo uffici, ok. Esatto, ci sono quella frontiere da attraversare, fili da rispettare, importante, e anche poi vedrete anche la scheda che è tutto fatto tramite documenti, che siano i vostri soldi o che siano i vostri poteri, sono strutturati in base a buone licenze e raccomandazioni, in base chiaramente a quante imprese portate. Quindi vi trovate all'interno di questo mondo che è un crocevia tra il mondo dei vivi e gli al di là, per gli al di là si intendono i luoghi veramente del riposo eterno. Questo mondo, come ho già detto, che vi permette unicamente, è un mondo di appoggio per permettervi di portare a termine i vostri conti in sospeso, a voi come a tutti gli altri morti, che siate un guerriero morto in battaglia o la vecchina morta d'infarto. Però nel vostro caso non si ferma solamente al portare a termine i vostri conti, perché voi volete la gloria, voi volete l'avventura che vi è stata troncata così brutalmente, anche in maniera molto indelicata, dalla vostra stessa. Quindi siete proprio degli avventurieri, dei viaggiatori, dei soldati, dei mercenari che vogliono portare a termine e continuare per quanto gli sia loro possibile l'avventura che è stata troncata in vita. Stasera andremo a giocare quattro morti, chiaramente uno per ciascuno, che si differenziano tra loro in molli, secchi e ventosi, rispettivamente zombie, scheletri e fantasmi. Questo dipende dal modo in cui siete, sono tutti morti, morti. I secchi sono quei morti che non sono stati sepolti, quindi che non hanno subito una degna sepoltura in un luogo sacro, cimitero, mausoleo, cripta, e devono aspettare i tempi di decomposizione dettati dalla prassi per riemergere, praticamente quando sono privi di qualsiasi cosa, hanno pelle, organi e muscoli. I molli, al contrario, sono quei morti che hanno avuto l'onore, il piacere, il privilegio di venire sepolti in un luogo sacro, che hanno avuto un funerale, insomma. I ventosi invece sono quelli che gli hanno fatto un po' peggio di tutti, perché il loro cadavere non è in nessun modo recuperabile. Che sarebbero stati masticati da un drago, esplosi o sfracellati da un burrone alto una centinaia di metri. L'orto in questi casi vi dà un contenitore molto economico per l'anima, da qui la trasparenza tipica del fantasma, con il quale poter andare in. Chiaramente da questo tipo di morti, come vedrete, dipendono i vostri poteri, strettamente i vostri poteri. Quindi andiamo a presentare brevemente i vostri personaggi. Abbiamo il nostro buon Claudio, che ringrazio ancora, che interpreterà Gunther, il buon tempone, la scheda, il buon tempone di Raschiamuro, un molle, quindi uno zombie che è stato sepolto, morto a causa di una rissa in locanda, dopo aver offerto da bere a tutti tranne a uno. Quindi tutti si sono ammazzati per cercare di non restare fuori dal prendere la bevuta e lui è morto nello stesso. È un gran simpaticone, come suggerisce il suo nome. Poi abbiamo Ginevra, che è Valeska. Valeska era una vedrierma viandante che è morta durante un combattimento con un troll gigante che, scivolando sul cavallo di Gine, quindi schiacciando il cavallo, gli è caduto addosso, quindi di culo proprio in faccia, e è stata scellata e è risorta come ventoso, quindi come fantasma. Poi abbiamo... Capita. Come? Capita! Sì, certo. Poi abbiamo Enrico, che è Melchior. Melchior è un secco, uno scheletro. È, diciamo, il più nobile della compagnia, che è contrario in realtà al modo in cui è risorto, perché è risorto come secco, quindi non ha goduto di una sepoltura. È morto a causa di una mela finita di traverso durante il discorso di incitamento alle truppe del suo generale. Quindi magari mentre cercava di ripetere le parole del suo generale o di urlare la gloria della battaglia, torsolo di mela gli è rimasto. Non si mangia con la bocca piena. Non si mangia con la bocca piena. Stasera non ce la faccio. Non si parla con la bocca piena. Ho dormito pochissimo. I personaggi di Anglorious non hanno dormito per niente. I neuroni che ho, i due neuroni che ho fatto così.
Ascolta, quindi il mio personaggio deve parlare in maniera nasale o con un... oppure... No, parla come parlano tutti normalmente. Okay. Se vuoi dargli un... magari dargli un tono nobiliare, appunto, perché sei un cavaliere ergo nobile. Infine, abbiamo i due neuroni di Nina che interpretano Polidoro Gola d'Acqua, un altro molle morto a causa di una gara di apnea nella quale è risultato vincitore. Quindi vi lascio intendere il modo in cui è morto. Quindi passando a presentare la scheda in maniera più pratica, vedete nella parte accanto a sinistra del vostro personaggio, della vostra foto, l'età, quindi dove è nato, come è morto, come è risorto, di tipo è il vostro, diciamo, sottotipo di morto, quindi la vostra classe, per così dire. Abbiamo Melchior, che è un falciatore, quindi la classica iconografia della morte secca con la falce, anche se la falce non ce l'ha. Polidoro, quindi Nina, è un pustolente, i morti più marci in assoluto, che sfruttano la putrescenza del loro corpo per attivare poteri particolari. Valeska è un ectomorfo, gli ectomorfi sono quei fantasmi che più di ogni altro possono appunto plasmare, così come si dice il nome, il proprio corpo. Sono i morti quelli più classici, insomma, quelli che svolazzano e che passano attraverso i muri. E Gunther invece è un molle carne frolla. Carne frolla sono quelli che hanno i muscoli più sviluppati di tutto il resto di morti e che quindi possono sfruttare i poteri per proprio concentrare la loro forza fisica in parti del corpo fino a gonfiarle tanto quanto in armi. Ciascuno di voi ha anche un ordine di appartenenza, tra l'altro in quello di Melchior non c'è scritto, ma è comunque l'ordine della guerra eterna, okay. L'ordine dell'amor vivo, Valeska dell'ordine degli esploramorte, Gunther degli ordini dei coltivatori, insomma, questi ordini rappresentano un po' quello che eravate voi in vita ed è il vostro club di appartenenza alla non morte, per così dire. Vi danno accesso a due cose: il benefit dell'ordine, che è una regola speciale che rimane quella fissa per tutta la partita, per tutta la campagna, e il passaggio privilegiato. Cosa significa? Quando voi dall'orto emergete nel mondo dei vivi, potete riemergere in un luogo di sepoltura, quindi classici cimitero, cripto, mausoleo, eccetera. Il passaggio privilegiato, che non vedremo stasera perché vi servono soldi che non avete, però ve lo dico lo stesso, vi dà la possibilità, spendendo una piccola cifra, di poter emergere in un posto specifico dettato dal vostro appunto passaggio privilegiato, voi e i vostri amici, insomma. Poi vediamo anche i conti in sospeso sopra il passaggio privilegiato. Ciascun morto ha tre conti in sospeso, dal primo, che è proprio quello più banale, che può essere letteralmente spengere il gas sotto la pentola perché l'ho lasciato acceso, o tirare fuori i panni dallo stendino, fino al terzo, che è l'obiettivo di vita, viene detto, che è quello più, diciamo, nobile, quello più importante. Anche questa è una cosa che non vedremo stasera, perché stasera compierete una missione, un'impresa, per l'orto, per il mondo dei morti, quindi un'impresa ufficiale che non ha niente a che vedere con i vostri conti in sospeso, però vi danno una, diciamo, infarinatura del, un po' del vostro background, di quello che è stato anche il vostro passato e di quelle che sono le vostre aspirazioni. Sotto l'immagine del vostro personaggio vedete i punti anima. I punti anima sono il vostro punteggio bonus, lo potete usare per fare praticamente qualsiasi cosa, che sia per attivare un potere, che sia per attivare un incantesimo, che sia per curarvi, che vi spiegherò come quando vi parlerò dei danni, oppure per incrementare le vostre chance di successo, cosa che vi spiegherò adesso. Sotto, nella seconda parte, vedete la parte dedicata agli oggetti e all'abilità. Fra l'altro, allora, ok. Oggetti, non avete oggetti propriamente noti come tali, cioè avete oggetti ma particolari, vi spiegherò perché. Abilità, cosa sono? Sono chiaramente cosa voi sapete fare, le vostre attitudini fisiche o mentali particolari. Fra l'altro, Gunther, aggiungiti sensorialità, che vedo che nella tua scheda manca, ma ce l'avevo l'altro personaggio. Come funziona? In maniera molto semplice, qua passo anche a parlare dei test. Quando effettuate un test su un'abilità che avete, o ve lo richiedo io, tirate un D10. Io vi do la difficoltà, col D10 dovete fare quel risultato o superiore. Inoltre, se avete l'abilità, potete spendere due punti anima per tirare due D10 e scegliere il risultato migliore. Mentre se non avete l'abilità richiesta, tirate sempre due dadi e scegliete il peggiore, inoltre non potendo metterci punti anima come vi ho appena spiegato. Sotto le abilità abbiamo il corredo del morto. Ho detto che non avete oggetti propriamente noti come tali, ed è vero, perché avete degli oggetti più particolari per il momento.
i vostri oggetti, appunto, con i quali siete morti, con i quali siete stati sepolti o che in vita hanno avuto un significato specifico per voi. Quindi in questo caso avete le armature, che sono differenziate perché hanno un AD, tra parentesi, quindi assorbimento danni, le armi, che sono caratterizzate perché tra parentesi hanno il ammontare di danni che fanno, e alcuni di voi, forse no, ma lo dico lo stesso nel caso fosse perché magari non mi ricordo tutti i personaggi, hanno degli oggetti a magici che vi permettono di lanciare degli incantesimi. A magici, sì. Ah, pensavo fosse un errore della scheda. No, c'è la magia, non c'è la magia. La magia, cioè L apostrofo magia. Ok. La realtà viene descritta in questo modo perché è una cosa dannosa, è una cosa, diciamo, che ha delle correlazioni con i morti, non si sa bene quali, però hanno, diciamo, la magia ha rovinato il mondo, perché l'ha reso un mondo pericoloso, motivo per il quale vi è presa la voglia di andare all'avventura. Poi abbiamo poteri del morto a fianco, che sono strettamente legati al tipo di morto che vi ho detto prima, quindi falciatore, carne folla, pustolente, ectomorfo. È, diciamo, la cosa che più caratterizza le vostre potenzialità, le potenzialità della vostra classe, sempre del carattere. Si spiega abbastanza bene da soli cosa fanno. Quando leggete un PA, cioè la dicitura PA significa punti anima. Altra cosa... nelle armi, quando vedete scritto colpo violento, vuol dire che se fate 0 sul tiro per colpire, tanto non c'è che ci sia un tiro per colpire, un tiro per ferire, c'è solo un tiro per colpire, quando fate 0, effettuate un colpo violento, che semplicemente fa più 1 ai danni. Ora, mancano le ultime due cose da spiegare, e poi si può cominciare. I danni. Come funzionano i danni per un morto? La stragrande maggioranza di danni a voi non fa niente, quindi che veniate trafitti da un forcone, che cadiate da un dirupo, o che vi viene sbattuta la testa ripetutamente contro il muro, subite danni non letali in questi casi. Mentre tutte le altre armi, cioè le armi strutturate appositamente contro i non morti, come le armi dei gabbiovivi, cacciatori di morti, o le amagie, o il fuoco anche, vi infliggono danni letali. Come si segnano? Quando io, per esempio, se dico Gunther, subisci 3 ferite non letali, Gunther segnerà le prime 3 caselle con delle linee orizzontali. Se Gunther subisce 2 danni letali, segna la casella 4 e 5, quindi in successione per le prime 3 ce l'ha già piene, segna 4 e 5 con delle barrette verticali. Che succede quando tutte le caselle sono piene? Intanto potete subire anche altri 200 colpi danni non letali, non vi fanno niente. Quando sono tutte piene le caselle, comincia a essere un casino perché i danni si cominciano a sovrascrivere. In che modo? Nello stesso esempio che ho fatto prima, perché ha 3 caselle barrate orizzontalmente e tutte le altre caselle piene, se Gunther subisce una ferita letale, la segna nella prima casella, quindi andando a sovrascrivere i simboli, diventando in questo modo un più. Un morto muore definitivamente quando ha o 5 caselle barrate verticalmente o 3 caselle barrate in ambo i sensi, quindi con il simbolo del più. E ricordatevi di curarvi con i punti anima, questo ve lo dico perché qualora incontriate qualcuno in grado di farvi danni letali, vi fa parecchio male, cioè non è scontato che possa uccidervi in un turno. Però voi avete dalla vostra parte la possibilità di curarvi quando vi pare, grazie appunto ai punti anima. Con un punto anima vi curate un danno non letale, con 2 punti anima vi curate un danno letale, con 3 punti anima vi curate un danno misto. Ultima cosa, i punti anima si ricaricano al ritmo di 3 a ogni termine di scena. Per scena quindi si intende un combattimento, una scena di dialogo, comunque se fate affidamento alle scene tipo di un film vi ritrovate bene, ma tanto ve lo dico io. Io dico sempre così, dico sempre ve lo rammento io, ma tanto come ne scordo, quindi non abbiate remori a ricordarlo. Va bene. Allora dopo 2 ore non riprendete punti anima e vi dite ma... E inoltre se arrivano a 0 non succede niente. Ultima cosa, fallimenti critici e azioni eroiche. C'è un motivo per cui non vengono chiamati successi critici di spettacolo. Questo gioco, se non l'avete... cioè spero si sia capito, ma comunque ve lo specifico perché è un'altra cosa che erroneamente do per scontata, è un gioco dai toni scanzonati, ironici. Quindi, da questo punto di vista, anche dal fatto che voi subite meno danni in generale delle persone viventi, i fallimenti critici sono più facili da fare. Si fanno sempre con un risultato di 1, fine, sul dado a 10, per qualsiasi tipo di testa voi facciate. Mentre le azioni eroiche dovete essere voi a dichiarare quando la volete fare e come lo fate. Intanto si chiamano azioni eroiche, quindi voi non dichiarerete mai di voler fare un'azione eroica, esempio per scassinare una serratura o per ascoltare i passi di un nemico che si avvicina, perché capite che proprio la dicitura del nome
non comprende un'azione eroica degna di nota. Un'azione eroica può essere dichiarata quando si fa un attacco, quando si fa un test particolarmente pericoloso, come, non so, saltare in groppa a un drago in volo o fare una scalata durante una tormenta. Potete tentare un'azione eroica. In che modo? Prima di fare il test dichiarate, ok, provo a fare un'azione eroica. Se il test ha risultato di 10, fate un successo critico. Inoltre, potete spendere punti anima in questi test per incrementare le chance di un'azione eroica. Quindi, con un punto anima, l'azione eroica, invece che essere al 10, è al 9-10. Con due punti anima è al 8-9-10. Con tre punti anima, 7-8-9-10. Poi, cos'altro c'è? Un'altra? Ah, l'ultima cosa, ma più di, insomma, di ambientazione, diciamo. Vedete sotto i punti anima, vedete poi quelli che di voi ci stanno seguendo non vedono la scheda. E invece ma... sì, la vedono la scheda. Invece la vedo. Tu mi sottovaluti, caro. Abbiamo i potenti mezzi. Esatto, si vede che io non sono pratico di queste cose, quindi per me è ancora un mondo inesplorato. Dietro la console c'è il Kubrick del podcast, sì, esatto. Del gioco di ruolo in Italia, e tale Claudio Serena. Grande Claudio. E quindi sotto i punti anima ci sono buoni, licenze, raccomandazioni e marchi di disonore. Come ho accennato prima, tutto qua viene fatto tramite documenti. I buoni sono le vostre monete correnti, le licenze sono particolari pergamene intrise di energia morta che vengono strizzate dai centri di strizzamento delle licenze per poter così sbloccare potenziamenti per il vostro personaggio, per le vostre armi. Raccomandazioni invece sono i documenti in assoluto più importanti, perché sono quelli che vi consentono di scalare la graduatoria degli aldilà. Anche qui c'è l'inferno, c'è il paradiso, però ognuno ha i suoi livelli. Per esempio il paradiso di livello più alto è quello dell'eterna soddisfazione, del banchetto eterno, insomma il classico Valhalla. Quindi più raccomandazioni avete, più al momento in cui o morite definitivamente o vi recate a un centro di smistamento per le anime, vi consentono di salire la graduatoria. Al contrario, i marchi di disonore. Quando voi rompete le leggi dell'orto, ovviamente le leggi dell'essere vivente a voi non si applicano quelle dell'orto, quindi non uccidere deliberatamente un vivente, non uccidere deliberatamente un morto, non fare proselitismo pro morte, quindi non invitare la gente ad andare nell'orto suicidandosi. Trasgredite una di queste leggi, i signori dell'orto, queste entità ombrose che aveggiano sulla città, possono decidere di segnarvi con un martire di sonore, una spirale viola in fronte, che si possono accumulare e che funzionano al contrario delle raccomandazioni. Più martire di sonore avete, peggiore è l'aldilà a cui potete aspirare una volta trapassati oltre. Quindi, la presentazione della scheda e del regolamento è finita. Ora, fermo restando che durante il gioco ovviamente ci sarà modo di riprendere nel dettaglio qualche regola, tutte le regole e quant'altro. C'è qualche domanda che volete farmi prima che cominci con la sessione vera e propria? Ma più che domande, intanto arrivano dei complimenti dalla chat sulle ferite, perché sono piaciute come meccanica. Ancora non siamo stati massacrati, ma già piacciono. Già piacciono. Ottimo. Grazie. No, io ti richiedo un attimo se puoi spiegare la parte dell'azione eroica, giusto? Sì. Allora, ok, se me la puoi spiegare, vai. Allora, le azioni eroiche le devi dichiarare tu nel momento in cui un test prevede lo svolgimento di un'azione eroica, che fai sempre affidamento a come si chiama, quindi azione eroica. Quindi ripeto, un attacco, un'azione particolarmente pericolosa, rischiosa, comunque anche gagliarda, lo dichiari te. Prima di fare il test dici, prova a fare un'azione eroica. Ci puoi investire dagli 1 ai 3 punti anima. Più punti anima ci investi, maggiore è il range che ti permette di fare questa azione eroica. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire una cosa che non ho detto, l'azione eroica la descrivete voi, qualora riusciate a farla, la descrivete voi nei limiti consentiti dall'azione. Quindi un semplice attacco contro un troll gigante può risultare come, ok, mi fai danni normali dell'arma, ma mi arrampico sulla sua schiena, gli monto in testa e con la clava gli spacco i denti così non può più mordere, una cosa del genere. Non chiaramente attacco, azione eroica, comincio a volare perché non puoi farlo. Quindi nei limiti consentiti dall'azione stessa. Capito ora? Ok, perfetto. Allora, possiamo principiare. Abbiamo la musichetta, Claudio? Abbiamo la musichetta, ma voi non la sentite, però ok. C'è. Peccato. Peccato.
Allora, vai, vai. Quindi, morti in attesa di riemergere, vi trovate nell'orto. Non siete mai emersi, signora, siete morti da poco. Avete giusto avuto il tempo di capire come funziona questo modo un po' strampalato e di conoscervi l'uno con l'altro. Vi trovate appunto in questo momento in un centro di sbiancamento delle ossa, per il buon Melchior, che da nobile qual è, appunto, ha bisogno della sua seduta di sbiancamento delle ossa per apparire con Marco, mentre siete a aspettare i suoi comodi. Le citazioni. Mi ha già iniziato. Ok. Mentre siete nel centro di sbiancamento delle ossa, cominciate a sentire un frastuono fuori. Non che la mortopoli sia un posto molto calmo, molto quieto, tranquillo, però sentite proprio il trambusto, dei rumori molto forti, roba che si rompe, bidoni che vengono gettati a terra, un grande spazzuccio. Vi affacciate alla finestra, in realtà buttandovi semplicemente la finestra lì, e vedete che in tutte le strade della mortopoli, almeno quelle che vedete, si stanno praticamente, stanno sgambettando, stanno correndo febbrilmente dei buni. Cosa sono i buni? Sono degli scheletrini alti circa 1,20 m, 1,10 m, con dei crani sovradimensionati, che non hanno il dono della parola, ma comunicano tramite dei fuochi fatui che prendono la forma di esclamazioni, oppure di frecce, o di sensazioni tipo le emoti, e sono la bassa manovalanza dell'orto, cioè non sono bambini morti, sono creature nate proprio nell'orto, quindi non hanno avuto una vita, sono proprio nate così. E vedete che stanno sgambettando febbrilmente, con dei punti esclamativi in testa, come di fuochi fatui appunto, quando a un certo punto cinque di questi aprono, spalancano di botto la porta del centro di sbiancamento delle ossa, si guardano intorno e vi ridono. Vedono voi come se avessero visto una cosa che stessero cercando da tanto tempo e che finalmente hanno trovato. Vi si gettano addosso, non violentemente, proprio vi corrono incontro e cominciano a tirarvi per gli abiti, non hanno una gran forza, quindi è più un richiamo appunto da bambino. E sulle loro fronti cominciano a materializzarsi delle frecce che puntano in una specifica direzione. Vi stanno praticamente sommergendo, vi saltano addosso, saltano in groppa a Melchiorre, si attaccano alla gamba di Gunther, vi sommergono. Cosa fate? Io finisco di bere quello che stavo bevendo mentre aspettavo che il buon Melchior si sbiancasse le ossa anche oggi. Ovviamente mentre bevo la birra esce dai vari buchi che ho sul corpo e non riesco a bere effettivamente nulla, anzi un po' di birra probabilmente cade in testa uno di questi piccoli bui, appoggio il boccale e guardo gli altri, mi sa che vogliono che andiamo con loro, quindi mi pare brutto farli aspettare. Io ero già in fila da due ore. Andiamo. Sti nani qui strani. Qua. Sono carini, lasciali in pace. Vabbè, secondo me. Comunque va bene. Per me possiamo cioè nel senso. Vabbè, chiedo alla incaricata quanto c'è da aspettare per il prossimo sbiancamento delle ossa. Una secca, uno scheletro, anche lei molto, anche snella, chiaramente è molto snella, sti grandi. Ha delle curve molto toraciche. Ok. È lì che si rimane le dita, praticamente, non ce l'ha. Se salta il turno può tornare domani. La dovremmo fare prima di dopodomani. Va bene. Pensavo la fila d'attesa fosse molto più lunga, però va bene. Praticamente un giorno, quindi. Ok, giusto. Ok. E non so cosa ne pensano gli altri del gruppo. Valeska e Polidoro? Allora, Vai. No, prego. No, semplicemente io probabilmente sono quello un po' meno... come dire... assalito dagli altri, magari mi stanno tirando proprio dal vestito e basta, senza avvicinarsi troppo. Io guardo più che altro gli altri, li guardo un attimino, guardo un po' i cosetti stranito, guardo gli altri. Beh, io direi di andare a vedere. La mia domanda però è cosa tirano di
di Valesca. Sì, infatti io cosa gli sì, cosa gli sta tirando? Saltano... Passa la mano, ma... mi passano un po' in mezzo. Allora, questo in realtà è un appunto interessante, in quanto il contenitore per l'anima è sì semitrasparente, ma è comunque un contenitore, non sei... Non è comunque la gravità agisce su di te, comunque una sostanza da toccare, è solo semitrasparente. È praticamente su vid. Praticamente su vid, sottovuoto. Cioè... Esatto. La tua anima è contenuta in questo contenitore che sì, magari è più sottile degli altri, è comunque dotato di una sua consistenza. Perfetto, okay, ottimo. Quindi mi tirano... Cioè, possono tirarmi, perfetto. Hai la treccia lunga di capelli, quindi... Sì, infatti. Così con la treccia. Ma io cerco di togliermeli un po' di torno, però sono anche molto carini, onestamente. Quindi io sarei incline a seguirli, a vedere cosa vogliono. Ok. Quindi uno dopo l'altro, quando vedete che... Quando loro vedono che voi, insomma... ha cominciato a seguirli, sono anche più contenti e cominciano anche a tirare più forte, ma violentemente, ripeto, non hanno gran forza. Però appunto cominciano a essere ancora più quasi fastidiosi perché li spingono anche da dietro con delle piccole spintine. Io ogni tanto qualcuno gli do un calcio per mandarlo via perché è veramente noioso, però seguo comunque il gruppo. Cade a terra, si smonta, si rimonta. Sì, proprio... Quindi... okay. Uscite dal centro di sbiancamento e vi inoltrate nelle strade della Mortopoli. Le loro frecce continuano a puntare nello stesso punto e praticamente vedete a un certo punto materializzarsi all'orizzonte la frontiera. Come la riconoscete la frontiera? Bellissimo. Sono queste bare messe in piedi alte circa 30 metri di marmo bianco all'interno delle quali si snodano una marea di uffici dedicati appunto a tutti i passaggi nella frontiera. E solitamente, anche adesso, è caratterizzata da una lunga fila di anime pronte per riemergere nel mondo dei vivi. Fila che va rispettata religiosamente, ma fila che i buni vi fanno saltare, cosa inaudita. E voi non sapete il perché, cioè deve essere una cosa veramente importante se questi scheletrini vi fanno saltare la fila. Però voi non lo sapete, così non lo sanno neanche quelli che stanno in fila magari anche da una settimana. E cominciano in vendi contro di voi, cominciano a offendervi, a lanciarvi barattoli. Oh, la fila va rispettata! Per giovinate, si vede che sono morti da poco. Ma ero già qua prima! I marcescenti, braccia, come arrivano, testa. Se io afferro un braccio al volo, gli tiro uno schiaffo. Io prendo uno di quegli esserini, me lo metto davanti, così faccio prendere a lui gli schifi che mi conosce. Non maltrattarli, poverini! Ma sono degli esseri chiaramente inutili. Beh, Melchior, ora... Sei proprio un classista. Io capisco perché siete qui, Melchior, e non siete altrove. Melchiorioni, per favore. Melchiorioni, per favore. Comunque, sì, non so come non parla tanto il Gunther, quindi non so, sta seguendo semplicemente questi sottoposti, quindi va bene, seguo quello che volete fare. Quindi questi scheletrini arrivano alla fine, arrivate quindi passati da questo fiume di 2.5 scheletrini fino alla base della frontiera, che si caratterizza con una piccola porticina sgangherata di legno e una grossa scrivania a fianco, dietro la quale c'è un musone. I musoni, già da come si chiamano, vedete che sono praticamente dei specie di zombie, ma più che zombie sembrano persone molto 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 vecchie, con questi musi lunghissimi, sproporzionati, e che tutte le pratiche le svolgono con una lentezza e una svogliatezza tipiche e se stesse del loro nome. E sono l'alta manovalanza dell'orto, quindi sono i burocrati, quindi sono quelli che vi danno il permesso di uscire nel mondo dei vivi, quelli gli stessi che hanno scritto i vostri certificati di morte. Quindi questi scheletrini cominciano a arrampicarsi sulla scrivania o a saltellare per cercare di cogliere l'attenzione del musone, dopodiché si sistema gli occhialini, alza il volto, guarda i buoni, guarda voi. Se non avete trovato di meglio, ci faremmo bastare questo gruppo. Benvenuti alla frontiera del Regno Raspusio. Il Regno Raspusio, fra parentesi, è
quella che voi conoscerete come Russia. Quindi una terra fredda, una terra poco popolata, ma comunque estesa a livello di chilometraggio. Siete stati chiamati qui quest'oggi per portare a termine un'impresa molto valorosa per l'orto stesso, quindi un'impresa ufficiale che vi darà accesso a molta gloria e tante cose belle. Per farvela breve, devo riprendere un attimo il... dove l'ho messo? Ah, eccolo qua. Allora, si dà il caso che tale Ser Boryos, un gaudio vivo, gaudio vivi li riconoscete voi perché sono i cacciatori di morti, cacciatori di morti considerati come guerrieri senza macchia, ma in realtà sono più un'associazione a delinquere, perché si fanno pagare bei soldi per farsi, dare protezione a villaggi e feudi, andando in giro a dire che la morte, voi morti siete il male, quando in realtà non è vero. E li riconoscete, li riconoscerete e li avete conosciuti perché sono sempre vestiti in armatura impeccabile, completa, scintillante e con dei grossi elmi o sacchi con sopra disegnato un gran sorriso. E anche loro muoiono, ovviamente. Alcuni non sono d'accordo su questa cosa. Questo gaudio vivo morto ha deciso qualche giorno fa, una settimana fa, che di riemergere nel mondo dei vivi, niente di strano che qui. Se non fosse che nella sua immersione ha deciso di avventurarsi nel ducato del duca Basilio e convincerlo a organizzare un omicidio di massa di tutti gli abitanti del suo ducato. Tutti questi abitanti, siamo certi, che stanno venendo radunati all'interno della fortezza del conte Basilio, del duca Basilio, dopodiché verranno uccisi. Ora, la vostra missione è riportare indietro il gaudio vivo, vivo o morto che sia, oppure, e inoltre cercare di cercare, in realtà dovete farlo, salvare tutte le povere anime, o almeno un 70%, che stanno venendo radunate in questo momento nella fortezza, senza che vi dica che sono persone innocenti, ma sarebbero anche un sacco di certificati di morte da redigere, non ne abbiamo. Quindi, mentre sta per riprendere la parola, Gunther, senti dietro di te il tocco di una mano pesante che ti sta chiamando, però in maniera molto violenta, insomma, senti proprio puntellarti alla schiena. Ti volti. E c'è dietro di te un cavaliere, un po' simile a Melchior in quanto a portamento, ecco, anche in armatura completa come Melchior, che ha anche lui secco, però è un pochino più alto di Melchior, sarà 2,10 m. Con un'armatura completamente quasi arrugginita, da cui si può vedere delle impronte di una vernice nera che un tempo è stata molto fulgida, che ti guarda dall'alto in basso con disprezzo, che riesce a leggere nonostante l'immobilità della sua espressione, e una mano poggiata che ticchetta sull'impugnatura della spada. Qual è questa novità che dei plebei passino davanti ai signori? Prego, tornate indietro alla fila senza fare molte storie, sono molto impegnato. Non so come dirglielo, ma stiamo parlando con il signore qua davanti. Sarebbe scortese da parte nostra allontanarci. Dopotutto, e gli do una pacca sulla spalla, siamo tutti nella stessa barca, no? Noi non siamo nella stessa barca, non navighiamo neanche nello stesso mare. Vedi? Io sono un nobile, tu sei un lercio plebeo e... Se appunto interrompervi durante una conversazione scortese, le faccio notare, signore, che è ancora più scortese aver saltato la fila. Non tanto aver saltato la fila, quanto essere passato davanti a me, Ser Vastus. Ah, quindi è lei che vuole andare... Se dovesse provvedere un cartellino di riconoscimento, cioè, si vede, no? Il comportamento. guardi, io sono con lui e indico Melchior. Dico, glielo dica a lui. Lei chi è, scusi? Non ho seguito chi è lei. Io sono Ser Vastus, Gunther. Portatore di così tante terre che è inutile che te le stia a elencare, ma vedo che anche tu hai un portamento. Abbiamo tempo da perdere, mi elenchi le terre. Non ho nessuna voglia. Adesso sono solo indignato perché voi siete passati avanti. Dove devi andare? Prego i suoi piccoli vassalli, contadini o quel che siano, a tornare indietro, prego. Compagni, da nobile qual è? Io faccio uno sguardo anche
a Valesca e Polidoro per con la, Polidoro con la ci sta tirando sulle maniche della serie. Noi, a differenza sua, siamo stati chiamati. Io non mi sono accorta di nulla, onestamente, perché sto leggendo la mia guida turistica delle tane dei troll. Ero un po' nel mio mondo. Però quando sento... quando sento mi giro tipo... Volete che questa discussione venga portata per maniere pesanti? Comincia ad afferrare l'impugnatura della spada. Secondo me è il caso che ne parliamo fuori, però non vorrei mai togliere il passo. Diglielo a 2 centimetri dalla faccia, così. Secondo me ne dobbiamo parlare fuori. Secondo me ne dovremmo parlare fuori per non interrompere il lavoro del buon uomo alle nostre spalle, però non vorrei mai passarle davanti, quindi può aspettarci fuori. Mentre quando concludi questa frase, il musone comincia a picchiettare nervosamente sul banco. Ser Vastos, la prego di lasciarmi interloquire con gli ospiti qui davanti. Compresa l'affermazione di Gunther e il richiamare all'attenzione del musone, questo secco, Ser Vastos, si incazza terribilmente, comincia a borbottare. Quando voi vi rivoltate all'attenzione del musone, questo è inammissibile, i contadini passano davanti a un mobile, sicuramente nella Sicilia, aspetta fuori, non è veridico, Prego, attenzione a me di nuovo, grazie. Quindi, noi vi faremo emergere nel cimitero più vicino alla fortezza del Duca Basilio. Dopodiché dovete fare quello che vi ho detto, ovvero penetrare nella fortezza, riportare indietro il vivo, molto vivo che sia, e cercare di salvare quante più anime innocenti possibile dalla fortezza del Duca. È tutto chiaro? Cristallino. Siete consapevoli dei rischi che correrete e nonostante questo date comunque l'accettazione per emergere? Sì, sì, dove devo firmare? La liberatoria. Se grazie. Non sapete scrivere, firmate con una X. Tante volte. Faccio una X. Una X. Io ovviamente faccio una firma molto a modo da persone importanti. Io letteralmente faccio dei cerchi così. Mettila. Perfetto, grazie per aver accettato la missione così gloriosa dell'orto. È dato anche dirvi che riceverete 20 buoni a testa, 2 licenze e una raccomandazione. Okay. Quella è la porta, attraversatela e il prossimo. Ma noi abbiamo mai attraversato il passaggio? Mai? La prima volta che leggete. Ok, io spingo in avanti Polidoro. Ah, perché ha detto... Sto andando un attimo. Io mi avvicino a Melchior e gli dico, beh, in effetti se dobbiamo immergerci in mandare Polidoro mi sembra una buona idea. Ok. Ricordiamo per chi ci sta seguendo da poco, non dall'inizio, che Polidoro è morto a causa di una gara di apnea durante la quale il risultato vince. Quindi le battute sul a fargli mancare il fiato. Quindi, perché siamo sicuri, attraversi, apri questa porta sgangherata di legno, la cui estetica è contro proprio tutta la maestosità della mappa, e vi trovate tutti davanti al nero più totale. Non una stanza in ombra, non un vero nero, ma il buio, la totale è sempre luce. Polidoro, non senza una piccola stillina di paura, di timore, la attraversa o comunque viene spinto all'interno. Dopodiché, chi più nobilmente di altri comincia ad attraversarla e, dopo averla attraversata, vi sentite completamente bloccati, immobili nel buio più assoluto. Dopo un po' cominciate a muovere le dita, cominciate a muovere le braccia, sentite qualcosa di granuloso che scorre lungo le braccia, lungo il costato, rientra in bocca, e si fa man mano sempre più denso, finché non ci nuotate dentro a questa sostanza umidice e pastosa. Dopo qualche bracciata verso la direzione che secondo voi corrisponde alla superficie, tirate fuori un braccio, toccato dal gelo dell'esterno, tirate fuori l'altro e li usate per tirarvi su all'interno di quello che è tutti gli effetti di un cimitero. Siete appena risorti da un cimitero e due cose vi saltano subito all'attenzione, prima una dell'altra.
La prima è che siete completamente immersi in un banco di nebbia fittissima, a causa della quale riuscite solo a vedere voi altri, riuscite a vedervi rispettivamente, e i profili di qualche tomba che vi danno, di qualche tomba, che vi danno a intendere che è un cimitero molto vecchio, le tombe quasi si sgretolano a guardare. E inoltre la seconda cosa che riuscite a percepire solo di tipo circa 5 secondi è un tremolio del terreno, un tremolio ritmico ma dal ritmo costante, boom boom boom, quindi sostenuto anche da un suono che riuscite chiaramente a sentire. A voi. Mamma mia, pensavo di essere morto. Crollo la terra di dosso. Mamma mia, che nebbia! Ma dove siamo? Nella pianura padana? Non voglio comunque darti una brutta notizia, Polidoro, però sei morto. No. Beh, sì. E io finisco intanto di masticare la terra, perché ce l'ho in bocca, ormai mi pare brutto buttarla. A me basta. Buona, di cosa sa? Sa un po' di funghi, quasi. A me basta camminare, che tanto la terra si stacca da sole e passa tra le costole, quindi io non ho grossi problemi. Posso, al massimo mi sbatto un po' la testa per farlo uscire dalla mascella, però sono abbastanza tranquillo. C'è modo di capire da dove possa provenire? Io sì. Oppure un po'... Io abbasso praticamente la testa sul terreno per cercare, come se appoggiando la testa sul terreno potessi capire da dove arriva il suono, ma proprio per far scena. Ok, allora intanto mi sono scordato di dire una cosa che vi dico adesso: tutti voi potete staccarvi a piacimento parti del corpo. Bello! Ok! Subendo una ferita non letale ogni qualvolta che lo fa. E inoltre potete muovere le parti del corpo separate fino a 20 metri di distanza da voi. Per da voi si intende comunque la parte del corpo che ha più, diciamo, più mole rispetto alle altre. Quindi se rimane il busto potete muovere testa, braccia e gambe fino a 20 metri. Collegati wifi in pratica. Esatto. Però uno si può... Scusa Simone, in base al tipo di morto può staccare qualsiasi pezzo di corpo e può riattaccarlo in qualsiasi momento, a prescindere. No, chiaramente per uno scheletro è più semplice, perché può staccare anche le cose. Può parlare con uno zombie, è un po' più laborioso infilare dentro le mani. Okay. Potete riattaccarvi semplicemente prendendo il pezzo manualmente, rimettendolo addosso e spendendo un punto anima per quindi eliminare sia la ferita non letale che riattaccarvi da parte del corpo. Quindi, allora, Enrico e Nina, cerco di chiamarvi per nome, Polidoro e Metter, fatemi un test di sensorialità. Ripeto, come funzionano i test? Se avete l'abilità, quindi tra le abilità sensorialità, intanto il test 6. Se l'avete tra le abilità, tirate 10 ce l'ho. E cercate di fare 6 o più. E inoltre, se ce l'avete l'abilità, prendete 2 punti anima per tirare 2 dadi e scegliere il migliore. Se invece l'abilità non ce l'avete, tirate sempre 2 dadi e scegliete il risultato migliore. Okay. Io non ce l'ho, quindi ne tiro 2. Io ce l'ho e ho fatto 6. Perfetto. Devo tenere il peggiore, quindi? Sì. Ho fatto un 8 e un 2, quindi è il 2. Il 2, esatto. Valeska e Gunther, volete fare qualcosa prima che descriva la risoluzione dell'azione etico? No, io aspetterei di capire da dove arriva, se riusciamo a capirlo, da dove arriva il rumore. Io aspetto che il buon Melchior, che vuole essere un cavaliere, faccia il cavaliere. Io ho visto la regola che ci aveva appena detto Simone, la mia intenzione era quella di staccare la testa di Polidoro e lanciarla da qualche parte per vedere se vedeva qualcosa. Polidoro, fallo allora, per intanto, noi. Intanto ti spiego la risoluzione del test a cui hai avuto successo, quindi riesci a percepire che questo rumore ritmico e rumoroso, estremamente rumoroso, viene da molto vicino a voi, estremamente vicino, sotto. A dirlo. Ok. Sotto? Sotto. Sotto al terreno? Sì. Ok. Non credo di mettermi a scavare, non so se abbiamo... Siamo appena immersi. Appunto. Attenzione di tornare sottoterra.
Ok, cosa no, sono, non so cosa pensare, cosa dobbiamo fare in questa situazione, se il, se il problema è sottoterra. Il paesaggio sembra piano, vediamo delle rientranze del terreno. Da dove sei vedi ben poco a causa della nebbia. Vedi un paesaggio terra abbastanza irregolare, ma non vedi colline, alture o parlamenti. Ok, ok. Io ho una domanda tecnica su un pezzo del mio corredo. Ho il mantice portatile che genera oggetti piccoli. Okay. Una paletta può essere considerata un oggetto piccolo. Sì, ma... è un mantice che crea oggetti? Chiedevo, ma... infatti. Okay. Okay. Però la paletta è... cos'è? Quella del camino, quel palettino lì. Volevo capire quanto piccolo doveva essere l'oggetto che posso creare. Allora, può essere, sì, piccolo. Piccolo può essere un coltello piccolo, quindi una paletta tipo di quella da giardinaggio, insomma. Sì, sì, lo puoi creare. La difficoltà ce l'hai scritta a fianco dell'incantesimo. Difficoltà 3 o più. Esatto, quindi è molto semplice. Anche in questo caso, che siano incantesimi, che sia l'attivazione di un potere o che sia un attacco, potete anche in questo caso investire due punti anima per tirare due dadi e scegliere il migliore. Quindi non si applica sulla vita. Vabbè, per okay, cosa avevi in mente, Gunther? Vuoi scavare con una paletta per fare i castelli di sabbia? Beh, avete detto di scavare, io non ho voglia di farlo a mano. Effettivamente. Non ha torto. Io non ho modo, credo che sia la soluzione migliore sia quella di Gunther, perché io non ho modo di fare niente. Io alzo la testa dal terreno, scuotendo un attimino il cervello, perché... avendo appoggiato l'orecchio, il mio cervello è stato un po' rincoglionito dai colpi. Rimetto a posto, voglio fare qualche passo intorno, non troppissimo, per vedere se riesco a capire appunto se c'è qualcosa di strano nei dintorni, sul terreno, quant'altro. Ok, allora intanto Gunther, fammi il test. In questo caso tiro due dadi e tengo il peggiore se non spendo... No, se non spendi niente tiri un dado. Ah, ok. Beh, ho fatto 8. Perfetto. Materializzi la tua piccola palettina e inizi a scavare? E inizio a scavare. Ok. Nel frattempo Nina comincia a poggiare all'interno di questa coltre nebbiosa fitta come un panetto di burro. Allora, Claudio, noti una cosa molto strana. Quando cominci a scavare, dai un colpetto di fa, un altro colpettino, e tum, non va più giù. Cominci a scostare, insomma a scostare, vedi che levando la paletta rimane un buco dove dovrebbe esserci la terra, vedi che non c'è terra, ma c'è una crosta molto dura. Io non so cosa sia, però... Non è terra. Quanto hai scavato, Gunther? Quanto ha scavato? Una spanna. Ah, pochissimo, cioè fatto trovata subito. Cioè, lì. Non credo che sia una bara, a meno che non sia molto robusta e molto vicino alla superficie. Il colore bluastro. Non promette benissimo. Neanche è pietra, cioè proprio una roba che non capiamo cosa sia. Sì, te vedendola può sembrare anche pietra, ma Gunther che ci ha sbattuto la paletta è qualcosa di... pochino più morbido della terra sembra, ma comunque molto duro. Nel frattempo Polidoro, cominci ad avventurarti in questo cimitero un po' a tentoni. Vedi a un certo punto che la nebbia sembra farsi un pochino meno fitta e ti sembra di vedere in lontananza, come se fosse su una collina, delle vele, comunque un profilo che ti ricorda quello di una nave. Il tempo di realizzare questo, che la nebbia si dirada di colpo, improvvisamente. E vi appare davanti un paesaggio molto singolare, che però riuscite a ricongiungere piuttosto in fretta, rumore che stavate sentendo. Vi trovate a circa 20 metri dal terreno, davanti a voi, tutto intorno a voi, si stende una landa completamente innevata, con montagne altrettanto innevate all'orizzonte,
e vedete che a ogni ritmare di questo passo, che appunto tal passo è, questa collina nella quale siete si alza e si abbassa. Abbassate lo sguardo, anche molto in fretta, vi rendete conto di essere sulla schiena di un gigante. Un gigante piuttosto enorme. Okay. Un gigante che ha una posizione un po' parecchio fine su se stessa, per farvi intendere bene. È molto chino. Su... Che classe! Che classe! Come, scusa, non ho visto bene. Possiamo rivedere. Possiamo rivederla, non ho capito bene. Girati un po' di più. Ok, sì, sì, ora sì. Quindi, quando avete finito di fare gli strozzi... Allora, se no cambio avventure. Il cimitero sorge a questa altezza. Mm-hmm. Il veliero, che Nina vede più di tutti gli altri, è sulla testa. E qua inoltre, proprio sopra il culo, vedete che c'è il tendone di un circo. Tutto intorno a voi vedete anche quelli che sembrano dei resti di un villaggio, di una carovana, però c'è praticamente niente di comunque all'interno del quale si può entrare, perché sono proprio rovine di legno e poche pietre. E vedete appunto che questo veliero, questo, diciamo, nave, non è grossa quanto un galeone, questo piccolo veliero, naviga tra i capelli. È tutto sulla nuca, tutto sulla nuca, e il pennone tra l'altro gli arriva a formare una punta sulla testa. E come dei capelli, cordami e le vene di questo appunto veliero. Prego. Ah, e tra l'altro vedete che questo banco di nebbia in realtà era una nuvola attraverso la quale stavate passando. Ok. Mm. No, bene. Un banco di nebbia un po' più alto. Ma è normale vedere nel mondo dei vivi situazioni del genere? O cioè, il mondo dei vivi di Anglorious è molto fantastico o è proprio... Sì? Sì. Ah, ok. È proprio libero, alito. Ok. Ma sembra che ci sia qualcuno, cioè tipo al circo, che ha parlato di un tendone, potrebbero esserci delle persone? Allora, non vedi nessuno. Cioè... intorno non riesce a vedere all'interno del circo, perché comunque è chiuso c'è il tendone che arriva per l'entrata, all'interno vedi solo uno spicchio ma è buio. Però non vedi nessuna forma di vita a parte quella sopra la quale state. Ma la mia domanda è: Gunther stava scavando lo sporco della schiena? Gunther stava scavando la testa, l'ho anche mangiato, se per questo. No, perché dai. Era saporitino, in effetti. Saporitino. Se qualcuno di voi, non mi ricordo, viene dal regno Rasputio. Io. Ah, Valeska. Allora, Valeska, sai che esistono in effetti dei giganti del ghiaccio, però questo è sovradimensionato, è molto grande. E sai che i giganti del ghiaccio hanno questa caratteristica di dormire parecchio. E se un gigante del ghiaccio di statura normale dorme tanto, un gigante del ghiaccio, se è proporzionato a quanto dorme, questo ha dormito un sacco. Ha dormito tanto che durante i suoi pisolini qualcuno ha costruito un paese sopra di lui, dei cerchietti si sono fermati, hanno piantato un tendone, addirittura forse ha dormito anche nel mare, quindi un veliero si è incagliato sulla testa. Arrivi a capire questo, insomma, sì. Quello che può essere quello che state vedendo. Bisogna scendere, suppongo. Sì. Verso le chiappe? Proviamo dalle gambe, magari. Ma come fai dalle gambe, che sono giuste? Se noi ci calassimo dalle corde? No, dalla testa. Quanta corda ci serve? Le corde calare? Arrivano fino circa alla guancia. Ma quanto è alto sto coso, per capire? Cioè. Voi vi trovate a 20 metri, e vi ricordo la posizione che non vi farò mai più vedere, quindi eretto in piedi sarà anche 35 metri. Quindi è meglio che stia a 90. Secondo me ci stiamo allontanando un po' troppo, quindi io direi di buttarci. Io, dato che so di essere morto, mi lancio. Ma dove ti lanci? Ok, non muoio. Ma come giù? Magari dovevamo. Magari c'era il circo delle chiappe da andare a vedere. Il circo delle chiappe. Ma dobbiamo andare. Dobbiamo andare in una cittadina a salvare delle persone. Qua non vedo cittadine. Beh, ci sono delle case. C'è delle case. C'è un tendone. Però io sono d'accordo con Polidoro, onestamente. Cioè, io. Secondo me ci stiamo allontanando dal
cui dobbiamo andare. Sì, ma poi conoscendo i giganti del ghiaccio, onestamente non voglio stare qui per molto. Facciamo un round veloce e se... scommettiamo, però, che ci stiamo allontanando dal punto dove dobbiamo andare. Quanto scommettete? Quanto scommettete? Vuoi veramente fare un'altra scommessa, Polidoro? Sì, certo, certo. Perché io so di avere ragione. Io so di avere ragione, ok? Quanto scommetti, dai? Quanto scommettiamo? Mi dai... Io 5 te... Se prendiamo la ricompensa, mi dai 5 dei tuoi buoni. No. Io volevo il tuo occhio. No. Il mio occhio è mio. Io non vedo perché dobbiamo buttarci su, magari cioè, dobbiamo veramente andare verso il tendone o le case. Sì, sì, facciamo un giro di ricognizione, però se alla fine ho ragione io voglio 5 buoni da tutti. Okay? Va bene. Io cosa c'entro? Io volevo venire con te. Va bene, ti chiedo 5 buoni, allora questi due puzzoni qua glieli chiedo. Ecco. Sì, sì, allora tu puoi chiedermi 5 buoni. Anche a me. Ok. Quindi volete andare a vedere il circo delle chiappe? Sì, dai, andiamo a vedere il circo delle chiappe poi la cittadina. Cioè, la distanza, quant'è la distanza? È veramente poco, saranno qualche decina di metri. Sì, una quindicina di neanche, 7 metri, 10 metri. Ah, ma lì, c'è davanti alla porta, è lì! Se lui è apre tutto 35 metri, il gambo sono compresi. Ok, vabbè, allora va bene, per me, tanto che sia lì. Quindi vi avviate al circo? Sì, prima circo chiappa e poi il resto dei resti. Ok, quindi vi avviate verso questo tendone classico, strisce bianche e rosse, all'interno del quale non c'è niente. Cioè, allora, non c'è niente, mi spiego. La desolazione che si respira in questo posto è differente da qualsiasi circo che abbiate mai visto. C'è uno spiazzo centrale vuoto, gli spalti sono vuoti, a terra c'è solo appunto terra battuta e pagliericcio, da cui tra l'altro emergono un po' di buboni del sovracchiappa del gigante, e in fondo, però in realtà non è corretto dire che non ci sia nessuno, qualcosa c'è, qualcosa che non è un essere umano, in realtà che non è neanche un essere vivente. Vedete che in fondo al tendone, dall'altra parte rispetto all'entrata, c'è un grosso elefante zombie, ovviamente un elefante molle, un po' cadente, con la proboscide un po' mangiucchiata dal tempo e dai vermiciattoli, che è attaccato con una grossa catena legata a una delle tante posteriori, è attaccato a un palo che lo tiene tutto a terra. No. Quando vi vede, comincia a innervosirsi, comincia quindi a barrire, comincia a scalpitare per terra, e quando comincia a fare ciò, sentite che il gigante si lamenta. Comincia a... Io ho un'abilità che è animalismo. Mm-hmm. Secondo te all'elefante gli interessa? È praticamente affinità animale, insomma, proprio la tua capacità di rapportarti con l'animale più che di capire che tipo di animale è. Quindi è proprio. Quindi potrei riuscire a calmarlo. Sì, l'abilità è adatta. Sì. Vabbè, io proverei a fare quello allora, a calmarlo così che non dia fastidio troppo al gigante. Ok, quindi intanto ti devi avvicinare per forza di cose. Sì. Mi fai un test di animalismo a difficoltà 7. Quindi o tiri un dado solo e cerchi di fare 7 o più, o spendi 2 punti anima per tirare 2 dadi e scegli il migliore. Ci si può aiutare? Sì, tiro 2 dadi, spendo i punti. Sì, se qualcuno ha l'abilità animalismo può, qualcun altro ha l'abilità animalismo. Io non ho animalismo, però mentre lei cercava di calmarlo volevo vedere se è possibile utilizzare manualità per liberarlo. Allora, okay. Ma tu vuoi liberare il l'elefante? Beh, io vi guardo e vi dico, possiamo tenerlo? No, per me ho fatto. Se lo teniamo non ti chiedo più 5 buoni. Ho fatto 7 e 6, quindi... Perfetto, superato. Allora, nel frattempo, Nina, mi fai un test di manualità, difficoltà 7 più. Claudio, volevi fare qualcosa a me? No, era solo una domanda generica. Ah, ok. Oh. Ma te hai fatto? Fatto! Perfetto. Allora, la vostra valesca si avvicina all'elefante che, man mano che si avvicina, in realtà comincia a agitarsi sempre di più,
fa queste impennate, come cavolo si chiama? Queste impennate tonfando a terra con rumori molesti, forti e conseguenti lamenti del gigante. Però man mano che riesci a avvicinarti e a far vedere che non sei una minaccia, vedi che cogli l'attenzione su di te, ti comincia a guardare un po' incuriosito, attorcigliando la proboscide su se stessa a formare un piccolo cinnamon. Mentre fai questo, noti con la coda dell'occhio che il tuo compare Polidoro sta sgattaiolando verso la catena. E dopo usando le tue unghie lunghe e marcescenti, cominci a fare forza perdi quattro unghie, cominci a fare forza sulla catena e tac, senti farli, clac, e l'elefante si volta di scatto a vedere te che l'hai, insomma, liberato, perché tanto senti il rumore, vede qualcosa di vicino a sé che non è la persona che lo stava, diciamo, cercando di calmare, e parte. Comincia a partire travolgendo Valeska, che subisce due ferite letali. Letali perché è un morto. I morti agli altri morti fanno danni letali. Ah, ok. Polidoro. In realtà, però, visto che appunto ormai ti riconosce come tale, diciamo che non è che è una carica senza fine. Diciamo che appena si accorge di averti tramortita, si ferma. Tra l'altro ti scalpiccia un po' sopra con le zampe involontariamente cercando di scantarti. Poi si avvicina con la proboscide, ti afferra per la testa e ti rimette in piedi. Nope. Bene. Ah, sto bene, raga, non vi preoccupate, sto da Dio. Già basta! Allora, intanto recuperate tutti i tre punti anima. E sentite che il gigante adesso si sta provando e comincia a scuotersi. Cioè, non violentemente, fa dei movimenti molto lenti, però ha cominciato un po' a perdere l'equilibrio, e anche l'elefante vedete che comincia un po' a spazientirsi. Ok, forse l'idea di Polidoro di scendere potrebbe funzionare, Gunther? Ma adesso abbiamo un elefante, poi non sono stato io l'unico a dire che dovevamo guardare in giro Melchior. Ma cosa ce ne possiamo fare di un elefante? Appunto, ora? Che cavolo non è Dumbo! Cioè, può sempre essere utile. Non sai mai quando ti può venire un languorino. Per un elefante. No! Penso che... Anche un occhio che gli penzola sulla guancia. Questo è già uno snack, praticamente, quello. Lo stacchi e... se tanto... allora... diciamo che Melchior se tanto dobbiamo portarci indietro a questa avventura, a questo elefante bizzarro, tanto vale che venga utilizzato per dei fini nobili. Quindi io in maniera molto regale cerco di cavalcare l'elefante. Mi metto sull'elefante. È lì. Il vostro Melchior, usando un po' di piaghe penzolanti dell'elefante, comincia ad arrampicarsi sopra di esso, ma l'elefante non è affatto d'accordo su questa cosa. Comincia a incazzarsi veramente un sacco e riparte di nuovo. Parte alla carica cercando, perché alla carica comincia a balottare su se stesso. Mi fai una prova di atletica, per favore? Se c'è io sono aggrappato all'elefante! No. Ce l'hai atletica? Comunque la difficoltà è 7. Allora, aspetta, scusami che ci guardo, non credo, perché ho sensorialità e competenza personaggi, che non so cosa sia competenza personaggi. È competenza storie casate. Ok, e ho fatto 4. Bravo! Grazie! 2. Ah, scusami. Non ce l'hai, perché no, ce l'ho. Se è uno potrebbe essere. Ce l'ho, stavo mettendo la mano nel bidone, ma volevo metterla nel... sbagliato il punto.
Userò due dati gentilmente offerti da Raven Distribution e tiro 7-9. Bravo, una nonna. Prima hai fatto 4. Allora ne è 4-7. 4-7. 4-7. Quindi è fallito. Ok. Tanto era già fallito, potevi solo fare fallimento finito, per quello che non ho fatto okay. Niente. E non riesci a stare appeso all'elefante che ti butta a terra. E avete presente la scena di Robin Hood della Walt Disney dopo il torneo di tiro con l'arco che si tirano dietro il tendone? Sì. È la stessa cosa. L'elefante va contro il tendone, praticamente ci impatta non uscendo dalla porta, chiaramente, dall'uscita. E sbrana tutto il tendone che cade come un lenzuolo morente sopra di voi e quello pietoso di sacchetto vi e comincia a portare. Quindi abbiamo l'elefante in testa impigliato in questo tendone e voi dietro che vi sballottate. Sentite, tra l'altro, Gunther comincia a prendere una bara in faccia e si sparca. Polidoro comincia a vomitare rotolando. Sì, io vomito il tutto. Che schifo. Succhi gastrici ovunque. Melchior perdi la testa e comincia anche quella a rotolare un po' in giro, va addosso al vomito del... e si trova in mano a Valeska, che Valeska ha la tua testa vomitosa in mano. Io. Dopo un po'... Vai, Claudio, dimmi. Io cercherei di tagliare in qualche modo la tenda per cercare di uscire mentre ci sta trascinando via. Ok. Vai, fammi un test di... Sì, con la tua arma di tipo tassetto. Manualità può servire a qualcosa? No. Sì, se c'hai usa manualità. Ok, quindi spendo un punto anima. Due punti anima due se vuoi tirare due dadi. Due punti anima. Sì. E faccio 7 e 3, quindi ho fatto bene a spendere due punti anima. Perfetto. Quindi riesci... Più che altro è difficile capire qual è l'esterno e non trovarsi un altro dovrio di tendume. Riesci ad aprirlo e, come un morto partorito da una sacca, ti butti fuori rotolando e ti trovi praticamente al cimitero. Vedi, dall'altro... che stanno andando ovviamente sulla testa, cioè fra poco cadranno di sotto. Ma noi siamo ancora dentro. Ah, cioè, si è tirato fuori solo lui. Dovete seguirmi. Ma scusa, battaglia per tutti, non è che eravate tutti appiccicati l'un l'altro, adesso siete un po' da una parte e un po' da quell'altra, rotolando e sbaltolando ovunque. In realtà non avete neanche visto che lui è uscito. Io posso usare un potere per attraversare il tendone. Sì. La tua, puoi usare il tuo potere, ovviamente spendendo la tua anima, ti attraversi, semplicemente stai ferma e poi tendone rimasto. Beh, sì, lo faccio, attraverso il tendone e me ne tiro fuori. Ok, tra l'altro non devi neanche effettuare un test, devi solo spendere un punto anima e dopo un po' intervieni che molto elegantemente Valeska passa attraverso il tendone e a terra. Mentre sentite anche le grida di Melchio e poi noi siamo ancora dentro. Io non ho una spada, ho una mazza, quindi non è che prendo state e quindi faccio niente. Cosa facciamo, Polidoro, nel delirio? Non lo so. Intanto lui vomita, continua a vomitarmi addosso. Ed è marcio, te non sai quanto è marcio. Io cerco comunque di tirare un po' il tendone finché non trovo una mezza uscita. Cerco allora, di tirare. Poi loro cominci appunto a naspare fra vomito e tenda, fino a che non riesci a respirare, questa per dire, l'aria esterna. Però vedi praticamente che davanti a te c'è un paesaggio che passa molto rapidamente. No. A un certo punto, quando chiudi gli occhi istintivamente per aspettarti il crash sulla neve che sta sotto di voi, quando qualcosa vi ferma. E te che sei fuori, che sei affacciata, vedi che praticamente il cordame e le tende del veliero hanno frenato
diciamo, il tendone del circo, e sei davanti alla faccia di questo gigante. Anch'io sono dentro al tendone. Tu sei ancora dentro. Io sono ancora dentro. Quindi, sì, ok, non volevo capire dove ero. Braccia che cercano di... però anche che è tutto questo, però Valentina è un po' sei l'unica che l'unico. Cioè, ti sta guardando, cioè due occhi molto piccoli, molto distanti tra loro, separati a loro volta da un naso estremamente pronunciato, con varie scoriazioni sopra, che tanto va, tanto cammina basso che strusce il naso per terra. Buongiorno! Guarda. Buongiorno! Chi sei, piccolo uomo verde? Sono capitato qui per sbaglio, ho sbagliato strada. Come hai fatto a essere sulla mia schiena? Mi ci sono svegliato. Anche tu dormi tanto, eh? È una cosa chiamata riposo eterno, non so se sai cosa. Comincia ad annusare e poi si ritrae. C'è puzza qui dentro. Mi spiace, ho fatto due rotolini e mi è salito un po'... Però è tutto lì dentro la cosa brutta... Signor gigante. Afferra con una mano il tendone e comincia a scuotere, perché non piove anche... Non piove l'elefante, sì. Non piove l'elefante e Melchior sulla mano, non c'è la parte del servo. Lascia andare il tendone e vi tiene tutte e due con le mani. Nel frattempo, Gunther e Valeska, che fate? Lo voi sentite il gigante che parla, la sua voce risuona proprio chiaramente in tutta la valle. E sono preoccupata relativamente, in realtà, cioè... Non lo so, Gunther, secondo te? Beh, le cose sono due. O il gigante sta parlando chiedendosi che cosa è caduto dalla sua testa, o sta parlando con loro chiedendosi come sono caduti dalla sua testa. Quindi... Forse il gigante non è così malaccio come pensavi. Può essere, però potrebbe anche... Cioè, essere uno che parla col suo cibo prima di mangiarlo. E in quel caso noi resteremo dietro e lasceremo gli altri due davanti, mentre ci caliamo con le corde, entriamo nel cervello del gigante e tiriamo qualche cosa finché non si... No, non funzionano così i giganti? Secondo me sì. Se entriamo dall'orecchio e tiriamo delle cose, si ferma. No, è una teoria, sicuramente. Potrebbe funzionare. Sono un uomo semplice. Io dove mi trovo? Sulla mano del con l'elefante? Sì. Scusa, vai. Scusa. Intanto faccio venire loro. Sì, scusami. Ma vabbè, andiamo verso la testa, quindi. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Esatto, piano, senza farci scoprire. Beh, non credo che ci senta adesso, non c'è più l'elefante. Quindi cominciate ad avviarvi verso la testa, arrivate circa all'altezza della nuca e vedete chiaramente da lì che sta tenendo in mano, in una mano tiene l'elefante e nell'altra tiene Polidoro e Melchior, così praticamente. Ecco, Melchior e Polidoro. Mi scusi, ma non sa darci indicazioni. Penso che ci siamo persi. Noi dobbiamo andare... ci ha detto effettivamente il posto, il musone in cui dobbiamo andare? Il nome della cittadina? Ha detto Fortezza Vasilio. La Fortezza Vasilio? In che direzione è? Mi scusi. Ah, sì, ci sono passato prima. È circa della... Vedete, la vostra mano parte. Melchior. Ma Melchior vola via. E rimane attaccata a un dito e l'altra mano lascia cadere l'elefante che cade semplicemente a terra. All'altro, voltandosi, vede anche voi. Cioè, in realtà non è che li vede. No, siete qua, quindi non li vede. È circa di là. Quindi chi è che vola? Melchior. Ma riguarda che fa? Dov'è il vino bianco? Ha iniziato ad avviarsi.
Melchior cadi a terra nella neve, che a quella distanza è piuttosto dura. Non mi smonto, vero? Non mi smonto. Tre ferite non letali e ti perdi un braccio e la testa. Ok, ok, va bene, me ne segno qua, ok. Ok, niente, io la scena è la testa di Melchior che cerca di dire al corpo di recuperarla, quindi presumo che sia il corpo, non so se c'è la capacità di muovere il corpo, sì. Sì, basta che tu lo veda. Sì, gli dico, vieni a prendere, sono qua, stupido corpo. Cercando di riuscire a dare un senso ai tuoi movimenti, non vedendo chiaramente. Esatto. Prendi la testa e devi prendere un punto anima per rimettere. Ok, l'elefante è volato da qualche altra parte? Ai suoi piedi, praticamente, ha fatto Ok. Dove sono? Ok, comunque niente, recupero i miei pezzi e potrei mettermi ad urlare, ma non credo mi sentano gli altri da sopra il gigante. Quindi... Non sei lontanissimo, cioè, non è che ti ha buttato violentemente, ha solo fatto così con la mano e sei volato. Centinaia di metri. Ok, provo a urlare qualcosa, ma tanto vale che aspetto, mi metto a sedere nella neve. Non penso di sentire il freddo, sto lì così. tanto cosa devo fare? Non devo fare niente, quindi niente, li aspetto. Non mi voglio avvicinare al posto, quindi aspetto loro che giungano. Io guardo Valesca e dico: beh, mi pare che stiano bene, quindi possiamo scendere da dietro, che forse è meglio. A questo punto, io quasi quasi mi butterei da qua. Ok, non so, ho visto Melchior cadere, non mi sembra che si sia fatto malissimo. Lo dici te? Va bene, possiamo provare. Cioè, magari possiamo scendere un po' per il braccio. Io non scenderei per il braccio dopo aver visto Melchior volare, però... effettivamente no. Da un colpo di frusta e mi trovo... Melchior! Sì, tanto comunque è ancora piegato il gigante, no? Sì. Quindi l'altezza vedere. Dal collo, l'altezza dal culo è la stessa. Sì, esatto, più o meno. Sì. Cioè la differenza è che dall'altro lato magari scendevamo per le gambe. Dall'altra no. La differenza è che da una parte scendevamo per le gambe. Esatto. Perfetto. No, io mi butto. Ok. Valesca, tipo poca onta nel film quando si butta dalla cascata, si butta e praticamente tipo calcola a terra, si spappola, poi si ricompone, però con le due gambe separate dal resto del corpo. Subisci due ferite non letali. Tre ferite non letali. Molto bene. Gunther, dopo aver visto questo triplo salto carpiato senza gambe? Io, dopo aver visto la scena, dico, secondo me è comunque meglio scendere da dietro. E provo ad andare verso le gambe e a usare i peli delle gambe per calarmi, come fossero degli appigli da climbing. Ok. Fammi un test di atletica, difficoltà 6. Non ce l'ho, ma confido nella benevolenza del fato. 5, no. Comincia a discendere, in realtà, più elegantemente già degli altri tuoi compagni. Comincia a scendere attaccando a quelli che sono, tra l'altro, anche degli ottimi appigli, sono dei piedi congelati. A un certo punto, però, semplicemente uno ti si spezza e tu cadi, batti la testa nel polpaccio, e cadi a terra, non perdi parti del corpo, rimani tutt'uno, però subisci due ferite non letali. E fai tipo l'angelo sulla neve. Dopodiché, tu che fai, Polidoro? Dico, guardi, se non le dispiace, ha detto che è dalla parte opposta, quanti metri più o meno? Non, cos'è un metro? Quanti passi più o meno? Io ne ho fatti... Vabbè, è indietro. Benissimo, so la direzione. Era mattina. Guarda...
Era stamattina era... quando l'ho vista. Non è notte. Era mattina, adesso, va bene. È il pomeriggio. Se riesce ad abbassare la mano e mettermi giù, vado, la ringrazio tantissimo, guardi. Ok, mi stai puzzando tutte le mani. E fra l'altro comincia a scuotersi la mano, ma ci sei ancora te sopra. E pum, finisci. Tenili la fiondata per terra. Esatto, finisci a terra e subisci tre ferite non letali e perdi tutte le braccia. Tutte le braccia, perché ne ho tante. Due le braccia. Anch'io ho capito tutte, eh. Tutte le braccia, è giusto in entrambi, è comunque giusto. Ah, io anche me li sto segnando su un file a parte. Ok, dicevi Claudio, scusa, sono abbastanza lungimirante da fare, cioè se sono abbastanza ignorante quando metto le immagini sulle schede non riesco più a fare le schede, a mantenere l'editabilità, quindi non ci si può segnare. Tranquillo, tranquillo, ho segnato Claudio, scusa. No, stavo dicendo che comunque che siano tutte e due le braccia o tutte le braccia, sempre due sono, quindi sì. Non metterci la mano sul fuoco, perché potrei averne comprata una al mercato nero, ok? Ma ci si può montare dei pezzi extra? Al mercato nero. Comunque, può inserirlo. Io ovviamente quando inizio a vedere i miei compagni che vengono lanciati a destra e a sinistra, si sente dalla mia distanza, risata, perché si quando sti pezzi di capito? E quindi io li aspetto fiero, cioè col costato in fuori. Io... Tra l'altro l'elefante anche lui emerge dalla pozza di neve, dal buco di neve che ha scavato, va verso le gambe di Valeska, le afferra sulla proboscide e le mette accanto. Non l'ho sentito? Ancora proboscide, afferra le tue gambe e te le posa accanto. Oh. Beh, io me le rimonto le gambe. Prendendo due anima, ricordate. Ok, aspetta che me li segno. Per mettere la parte del corpo in tutto. E dopodiché io ho anche come benefit dell'ordine, io ho animalista, quindi se spendo un punto anima l'elefante mi segue. Sì, esatto. E io me lo porterei dietro, non sa mai. Ok, allora, okay. Se spendi un punto anima, vedi che praticamente connetti parte della tua anima alla sua e vedi che adesso è ancora più vicino a te, cioè proprio cominci. Tutto vicino come fosse un gatto domestico. Tutti posso cavalcarlo? Verso tre punti anima. Ok. E quindi torno full. Benissimo. Okay. I punti anima. Dopodiché recuperate oggetti e compari vari, se volete. E a voi. Io finisco di masticare quel pelo che mi si è rotto in mano. Madonna, che disgusto, mastica qualunque. Dico, allora mi hanno dato indicazioni su dove dobbiamo andare, è di là. E ha detto che quando era partito da dove dobbiamo andare era mattina. Ok, guardo verso la direzione che ha indicato Polidoro per capire se vedo qualcosa, ma non penso di vedere qualcosa. Vedi praticamente boschi e un grande sentiero che praticamente apre, separa le macchie boschive. Vedete in parte spianato dal gigante stesso, che appunto ha abbattuto alberi, cespugli e qualsiasi tipo di vegetazione. È comunque un paesaggio, ripeto, totalmente innevato, però non c'è tormenta, non c'è nebbia, non ci sono nuvole nere, insomma. È un paesaggio classico innevato che... quasi si perde la differenza tra il terreno e il cielo, da che sono bianchi entrambi. Però non vedete, da quella posizione, neanche sforzando, non vedete niente. Non vedete un cazzo di niente. Sì, dico, guarda, secondo me se seguiamo il percorso spianato dal gigante ci arriviamo. Sì. Può aver senso. Ma possiamo farlo sull'elefante? Ah, sì. Non so se ci stiamo tutti, non so se è d'accordo l'elefante, tra l'altro. Ma ti ho chiesto prima di cercare di cavalcarlo come Melchior. Lo apprezzo perché molto. Si chiede sempre il permesso.
Giusto. E poi mi dovete i buoni, poi, perché c'ho ragione io alla fine. Beh, qualcuno l'abbiamo trovato, quindi. No, io ho detto che dove dovevamo andare non era sul gigante, era giù. Ma magari il gigante è giù? Io ho vinto la scommessa, era giù. Però se non fossimo rimasti sul gigante non avremmo scoperto in che direzione dovevamo andare. Tra l'altro tecnicamente hai vinto che puoi chiederci. No, ho detto che mi date. No, abbiamo detto chiedere, mi ricordo perfettamente che ho sottolineato la cosa. Sì, io ho sentito Gunther che lo diceva. Sì. L'ha solo detto? Anche Valeska. Ah, non Verusca. Ho sempre pensato di chiamarti Verusca. Vedi che maleducato, ok? Vedi che cafone, non sa neanche il tuo nome. Ok. È un elitista, è un nobile. Esattamente. Ma i buoni non te li posso dare, perché i buoni me li dà... Farò ricorso e chiederò io dico che abbiamo fatto un contratto verbale e mi spettano 5 buoni da parte tua e in ogni caso avviamoci e smettila di fare la punta alle ossa, ok? Andiamo. Giusto, è meglio imbiancarle comunque. Effettivamente sull'elefante ci stiamo tutti, no? Sì, in realtà ci sono, magari uno sulla in realtà è lì che si dovrebbe stare con l'elefante. Con la base della nuca appiccicata in un lato, poi diciamo che trenino, cioè, la parte della vostra muscolatura se ne è belle che è andata, quindi... facciamo un trenino. Sì, io chiedo all'elefante se è d'accordo, però non è che ti rispondi a voce. Fa un attimo. No, chiaro. Certo, sono grazie, d'accordo, grazie, certo. Simone, veramente. Certamente è un mondo fantasy, se c'è un elefante parlante. Ah, effettivamente, eravamo in groppa a un gigante. È vero. No, pensavo che magari con l'animalismo pensavi che tu rispondessi, ma no. Scuote un po', cioè, non è che scuote la testa, comincia a fare un po' di movimenti, un po' nervosi con la testa, ma è come se ti dicesse, vabbè, dai, proviamo. Vai. E allora niente. E allora niente, io se volete saliamo sull'elefante, come Annibale. Ma l'elefante è brutto, cioè è marcio, sì, c'ha un occhio penzolante, le orecchie un po' mangiucchiate, la proboscide un po' più trepata. Cioè io vengo dallo sbiancamento delle ossa, devo andare sopra. Ma ti sei visto te che ti manca un braccio, ti sia staccato la testa? Io me lo sono rimontato il braccio. Vabbè. Me lo sono rimontato. Sti secchi. Guarda, se la tirano. Guarda, esatto. Come se anche noi non avessimo delle ossa, ma cioè, pensano di avercele solo loro. Cioè, io non ce le ho, però... Esatto. Però le hai avute. Le ho avute, ed erano sicuramente meglio delle tue. Erano esatto. Più bianche. Erano molto più bianche. Ah, vedi. Lungiline. Snelle. Esatto. Con le ossa si fa il brodo, tra l'altro, eh. Esatto. Poi chissà che brodo esce da questo qui. Marcio. Non buono. Perché marcio dentro, e marcio nelle ossa. Andiamo. Ok. Andate in groppa all'elefante, gli dà a Valeska l'ordine semplicemente di seguire la strada battuta dal gigante, e dopo in realtà un po' di camminata, l'elefante non è molto pratico nel camminare sulla neve, quindi va un po' a rilento, però almeno voi non vi stancate, cioè, non che vi sareste stancati. Però dopo circa 2 ore, anche in 3, di noiosissimo viaggio e di assenza totale di persone vive o morte che siano, attraversate, vedete che si è arrivati praticamente a scorgere i profili di un villaggio completamente abbandonato. Vedete queste piccole case modeste, fatte prettamente di legna, circa 5 o 6. Vedete le macchie di sangue a terra in alcuni punti e dei segni, dei solchi lasciati sulla neve, sembrerebbe di un carro, comunque di cavalli che vanno verso nord. Seguendo con lo sguardo questi solchi, vedete che su una collina a circa mezzo chilometro, un chilometro, 2 chilometri di distanza, si stagliano i profili di quella che sembra essere a tutti gli effetti una fortezza.
in realtà da dove la vedete voi adesso sembra un cubo nero, proprio con le pareti metalliche di un nero la cui tenebranza è quasi accecante, come sembra proprio fatto d'ombra. Vogliamo dare un'occhiata, cioè, tiriamo dritto verso la fortezza? Tiriamo dritto, ma teniamo gli occhi aperti, attenti. Esatto. Ah, tu non ce li hai. Io non ce li ho gli occhi. No, gli occhiali. Io gli occhiali, gente. Ha delle lucine negli occhi, via. Sì, ok, ma ho dei piccolissimi occhiali che ricordano molto quelli di Slash dei Guns N' Roses. Esatto. E quindi vuol dire che vero, ma vuol dire che sei un fighetto, non vuol dire brava, ha le orbite vuote. Vuol dire che nonostante tu sia senza occhi, comunque sei miope. Ma la storia della mia vita, in poche parole. Ok, va bene, comunque io sono per tirare dritto verso la fortezza. Mi chiedo una cosa, ovviamente nel mondo dei vivi i vivi si ammazzano a vista. In realtà no, non tutti. Ci sono quelli che sì, li ammazzerebbero a vista, e quelli che sono indifferenti, e quelli che addirittura li accoglierebbero normalmente. In realtà non sapete che tipo di persone possono essere queste. Okay. A me mi vedono? Sì. Sei blu e semitrasparente. Ok. Io voto per tirar dritto. Gunther, vado in ordine di chi ho nella chat in fila, quindi... Sì, tanto qui mi pare che non ci sia nessuno. Sì, io starei lontana dal muro inquietante, onestamente. Andiamo. Beh, ma non è dove stiamo andando. Ma dove stiamo andando? Ah, dove stiamo andando in muro inquietante? Okay. Il cubo inquietante. Ma dove vivi? Ma io sono sbadata, non ascolto muro. Ah, giusto, hai ragione. È un character proprio perfetto. Perfetto. È il mio. Sì. Comunque, allora andiamo verso il muro inquietante e lasciamo stare le altre cose. È una fortezza, non è un muro. Va benissimo, quello lì. Beh, ma anche un muro. Sono quattro mura inquietanti. Quattro mura inquietanti. Quindi, okay. Però noi nel frattempo ne vediamo uno di muro, quindi c'ha ragione. Non è detto. Magari lo potresti vedere da uno spigolo. Quindi potrebbe essere due. Ma noi non lo sappiamo. Lo esatto. Dico io. Te lo dice il master. Dice il master perché le fare. Vabbè, stiamo lontani dalle mura. No, andiamo verso le mura inquietanti, va bene? Va bene? Esatto, andiamo. Però non sappiamo Polidoro cosa voglia fare. Ma appena detto. Andiamo. Polidoro, vuole venire. Sono stato il primo a dire andiamo, Vicino a Valesca sono diventato sbadato anch'io. Va bene, scusate. Per fortuna almeno adesso ho la testa sulle spalle. Okay, quindi il vostro elefante procede all'interno di questa viuzza paesana, in realtà senza distare sospetti, non è che sta guardando intorno, sente qualcosa di che neanche poi d'oro vedi niente, vedi che è praticamente disabitato, non sentite neanche nessun rumore. Vi avvicinate alla fortezza e vedete che in effetti questi solchi nella neve portano esattamente lì. Vedete che è un punto adesso. C'è più vicino, circa 500 metri, vedete che è una fortezza piuttosto grande, e non ci sono rumori, sentite in lontananza, proprio come se qualcuno stesse parlando, stesse vociando, in realtà sentite un po' di eco che si spande nella valle in cui siete. E vedete appunto i profili di queste mura più di una, ne vedete? Completamente neri, vedete che hanno dei riflessi metallici, proprio come se fossero rinforzate. Non vedete niente, non ci sono torri, non ci sono strutture più alte di queste mura. E in una di queste pareti vedete un grande portone, che è appunto quello di ingresso. Non vedete neanche finestre o feritoie. Mura inquietante. Molto inquietante. Cioè, è architetturalmente molto strano. Sì, però come tutti i muri si possono aprire. Saggio. Io sicuramente so aprire molte porte. Ah, ok, allora fai tu. Io apro, voi apri, cioè io
Io scavicchio, voi aprite. Va bene, ma non tenerci col fiato sospeso. No, 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 no. Prima di tutto, vedo se si apre. Ci sono arrivato tardissimo. È arrivato tardissimo. A fine sessione. È arrivato tardissimo. Mamma mia. No, io chiaramente da Polidoro l'ho volutamente ignorata la cosa, perché me la sento dire così tante volte. Non l'avevi capita, Nina, puoi dirlo. Che non l'avevi capita. Puoi dirlo. No, non sono... Ok. Sei tu che implichi costantemente che sono deficiente. No! Quindi, allora, io prima di tutto, prima di mettermi a smanettare con eventuali portoni e quant'altro, semplicemente prima provo ad aprire. Allora, intanto non sapete, non c'è una maniglia, è un grosso portone di ingresso, una fortezza, quindi bello, rinforzato, di legno ne vedi poco, in realtà vedi rinforzi, ripettature di smeraldo. Tipo le mura di Lucca, dicono in chat. Esatto. Sì, esatto. Da quale porta però? Tutte le porte? Anche di parte... di qui. Quelle è sono inquietanti per altri motivi. Arrivi vicino, vedi che non si smuove ma neanche di un millimetro, sarà una porta comunque alta 5-6 metri. Ok, le mura quanto sono alte più o meno? Una ventina di metri. Ok. Sono anche leggermente spiovente. Ok. Carissima, ma se tipo tu fai plop, a vedere al di là? Quello che stavo pensando, onestamente. Però posso... Posso farlo? È troppo spesso il portone, è troppo spesso. No, no, ce la fai. Un metro, quindi. Puoi anche fare cucù con la testa. Va bene, quindi spendo un punto e faccio cucù dall'altro lato del muro. Ok, quindi affacci con la testa che attraversa, come il proverbiale cristiano col tonno, la porta. Vedi, trovi davanti a uno spiazzo completamente gremito di persone, di popolani, e vedi che oltre allo spiazzo, al centro di queste mura, c'è una torre piuttosto tozza, alta circa una quindicina di metri. Vedi che tutte queste persone stanno guardando verso l'alto, quindi in direzione di questa torre. Vedi che a fianco a te inoltre ci sono delle guardie che non ti hanno visto, sono un pochino più avanti rispetto a te, non sono un metro di distanza dalla porta, armate, guardano in direzione verso l'alto. Anche tu segui lo stesso sguardo e vedi che c'è una figura su un terrazzo circa a metà altezza della torre che sta parlando, sta vociando e riesce anche a sentire adesso che c'è la testa dentro. Ha dei discorsi tipo: popolani, non abbiate timore, non abbiate paura nell'essere qui stati richiamati quest'oggi, perché io sarò colui che vi porterà nelle vestigia eterne e luminose splendenti della morte, cioè della vita eterna. Non abbiate timore, non abbiate timore, non tremate dinanzi all'ineluttabilità della morte, perché io la sconfiggerò portandovi da voi, da essa, un po' prima del tempo. E in realtà, cioè, non è che questa folla sia emozionata o concitata, più che altro è spaventata. Alcuni sono curiosi e stanno a sentire, ma molti sono spaventati perché hanno capito dove vuole andare a parare il tizio. Voi altri invece che siete fuori sentite, cogliete solo qualche parola, cogliete forse la parola morte, ma per affinità proprio. Che famo? Ma io esco, torno da loro e riporto quello che ho sentito. Ok. Sì, quindi sì, la gente non sembra carica, onestamente. No, mi sembra che da quello che ci dici sia un po' contro il loro volere. Non mi sembra una cosa molto carina, anzi. Ma se usassimo l'elefante per sfondare la porta? Ma non avevi detto che l'aprivi tu la porta? Ci ho provato. Un elefante? Vabbè, ci hai provato nel senso che ti sei appoggiata alla porta. Vuoi provare tu? Sì, a questo punto sì. Vai, apri la porta. Non vorrei mai infastidire il nostro cibo di emergenza. Più che altro è un elefante, voglio dire, con cosa la sfondo? Cioè, ha le zanne ancora? No.
non è un mobile. Che doveva sfondarlo con le zampe. No, vabbè, cioè sì. Ah, ti prende la rincorsa, si lancia addosso, fa più di quanto posso fare io lanciandomi sopra. Beh, ma ci sono altri modi per aprire la porta oltre a sfondare con la forza. Aprile. E a questo punto userei il mio mantice. È una maniglia. Userei il mio mantice per creare un piede di porco. Ok. Oh. Il piede di porco non è piccolo, è più medio. Ok. Hai detto che non c'è una serratura però, no? No. Esatto. All'elefante sono rimaste attaccate delle corde magari dal tendone? Sì. E allora crea un rampino. E là! Se no, potremmo crearlo con un braccio, il rampino. Il braccio si attacca meglio, così almeno non perdiamo. Vuoi usare il tuo braccio? No, non ho detto il mio braccio, ho detto un braccio. È quello che si stacca più facilmente, però. Esatto. Effettivamente è vero. Dono il mio braccio alla causa. Allora va bene. Com'è umano lei? No, esatto. Com'è umano lei? Dono il mio braccio alla causa e stacco il braccio e lo dono a Gunther. Hai dito meglio il sabato, no? Esatto, no. Beh, riflesso nervoso. Vai Gunther, fammi il test per creare l'oggetto. 7. Perfetto. Crea un rampino che attacchi agilmente alla corda in questione e con la mano di metterlo su casa, c'è da lanciare. Fai un test, dimmi. O potrebbe... Ah no, non ci sono abbastanza pigli sulla roccia perché c'è... Te dici che vada su così? No, la lanciamo. Va bene, no, la lanciamo. Ci sta. A me va benissimo. Fammi un test generico, difficoltà... Per te che sei un molle... Sì, a difficoltà 6. Puoi spenderci 2 punti anima, non è un test abbinato a nessuna abilità. Ce li spendo allora. 10 e 10. Cioè 0 e 0. È molto bella questa cosa. Se ci facessi un'azione eroica, poteva essere un'azione eroica, per esempio, tirarlo abbastanza in là, magari da prendere una guardia, per strozzarlo da figlio, per il braccio. Avete spiegato giusto un esempio di anche un signore che può essere anche più se avete anche in mente una risoluzione particolare. Comunque, riesce ad attaccarlo efficacemente a uno dei nervi del braccio. Il braccio è tuo che serviva, scusa. Ad aggrapparsi meglio. Magari prendevo subito, cioè un appiglio volante. Ah, ok, vabbè, senti che c'è il muro, senti che c'è una roccia abbastanza sporgente da poter. Se vuoi faccio anche il personaggio della mano, guarda, è questo, va bene. ok, dico agli altri che probabilmente la mano se l'è fermata. Io posso percepire quello che sta accadendo attorno alla mano? No, puoi sentire quello che tocchi, ma non puoi... Quello che tocchi, ok. Sembra che ho toccato qualcosa di duro. Dico, sembra sicuro, cioè cerco di col braccio cerco di prendere questa cosa dura. Allora, col braccio. Cerco di strusciare un po' per vedere se è tutto molto levigato. No, ascolta. Dico è sicuro, sembra sicuro, quindi possiamo andare. Andiamo. Okay. Io dico all'elefante che torniamo subito. Ma scusa, ma Valeska non vola? Non ce l'ha ancora quel potere. Ah, ok. Uno dopo l'altro, cominciate ad arrampicarvi, cominciate a uno dopo l'altro arrivare in cima alle mura e vedete la scena che vi ha descritto la vostra Valeska. Non ci sono guardie intorno alle mura. Le poche che vedete, almeno quello che potete vedere, sono in mezzo alla folla in realtà, come spettatori qualunque. L'unico modo per arrivare dal Gaudio Vivo è passare attraverso la folla o volendo, passando sui bastioni magari, si riesce ad avvicinarsi?
rimanete sempre alla stessa distanza, perché la torre è proprio in mezzo. Comunque quello che sta parlando non è un gatto vivo, è un essere... Ah, è un tizio... È tipo Ser Denethor di Finelli, è un po' quell'altro... capelli lunghi, posticci, un po' appiccicati alla testa, ah, okay. Vestito nero, lungo. Va bene. Beh. Andiamo... Cioè, da qui... Da qui alla torre ci sono circa 50 metri. Ah beh, non tanto. Guardate, se posso dire la mia, un approccio di peggio. Scusate, è stato il mio. Infatti io pensavo fosse il mio eco. No, 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 no. Si è sentito, se posso dire la mia. No. Puoi farla, puoi poppare fuori il gatto, secondo me. Se lo sì, sì, aumenta la l'audience. Aumenta l'audience, il gatto va un casino quest'anno. Qua ecco. C'è il gatto. Amore. Ciao, okay. Ci saluta. No. C'era un elefante da me. Stavo dicendo. No, oggi non ce l'ho. Oggi non ce l'ho. Allora, se posso dire la mia, un approccio di petto è l'approccio più adatto. Perché, cioè, non mi sembra che possiamo tentare... Cioè, tu vuoi scendere? Vuoi fare un bagno di folla? Dobbiamo prendere quello! Cioè, ma perché non fai il comico, Claudio? Scusami, è scritto perché sulla scheda, sono sarcastico, merda. Quindi mi è arrivato troppo anche questo. Nina, vai che se ne vai pure, Nina. No, perché se adesso questo finisce di parlare e questi si ammazzano e muoiono in qualche modo, abbiamo già fallito, quindi andiamo a prenderlo e basta, senza troppi giri di parole, anche perché bastione di qua, bastione di là, è tutto distanza uguale, non possiamo fargli un attacco a sorpresa, quindi... Ah, queste sono le persone che dobbiamo salvare, il 70%. Sì. Hanno almeno un 600-700 cristiani. Ma creare un diversivo? Guardate, fuori c'è un elefante? Sì. No, un elefante morto, cioè, è interessante. Poverino, cioè magari si spaventano e poi si uccidono, non lo so. Così. Oh mio Dio. Allora se l'elefante ne calpesta 5 o 600, no vabbè, non così tanti, però. No, perché sarebbero tutti morti, non ne recupereremmo neanche uno. Vabbè, una cinquantina di persone che muoiono, mi sembra un casino. Potrebbe spaventarsi l'elefante. Io direi di prendere questo carissimo amico che sta facendo questi discorsi che non stanno né in cielo né in terra né sottoterra, ok? E lo riportiamo. Insomma, ci hanno detto vivo o morto. No, ma non è lui. Lui è vivo. Lui è vivo. Lui non è il Gaudio vivo che è morto. Lui è il Duca Basilio, colui che è stato convinto a radunare tutta la gente del città. Okay. Sicuramente però... sarà l'ultimo piano della torre, se le storie ci hanno insegnato quello. Sicuro. No, la persona che cerchiamo sarà in cima. Ragazzi, c'è da pigliarlo lo stesso in qualche modo. Volete sapere dov'è il Gaudio vivo? Dobbiamo prendere il vivo. Sì, credo che se prendiamo il vivo con la forza, le guardie comunque avranno qualcosa da ridire. Se ci hanno da dire e ridire, gli chiede, dov'è il Gaudio vivo? Insomma. Se invece noi aprissimo la porta dall'interno. Per fare uscire le persone. O per far entrare l'elefante. Io l'elefante lo lascerei fuori prima che calpesta la gente. So che è stata per metà colpa mia che ho detto possiamo tenerlo, però mi sembra un azzardo. Usare l'elefante, però... Allora, il mio ragionamento è questo. Se la folla si distrae, si distraggono anche le guardie, noi riusciamo a entrare nella torre con meno problemi. Ok. Sì. Ma e se...
faccio una tromba e inizio a suonare dalle mura una musichetta fastidiosa e tutti si girano a guardare e non rischiamo di uccidere nessuno? Anche. Molto creativo. Però guardano noi a quel punto. No, guarderanno me. Lui. Se voi vi allontanate nel frattempo. Ok. Provo anche il gatto d'accordo. Esatto. Anche la buccia d'accordo. Vedete, io comunico con i gatti quando faccio la voce fastidiosa così, è la frequenza dei gatti. Vedete, mentre state lì a parlare del vostro del piano di vita portare in atto, vedete che si avvicina una figura dalle spalle del vivente che sta lì ancora a fare il suo comizio promotte, e vedete che da dove siete lo vedete chiaramente che è una figura piuttosto imponente con un'armatura completa indosso e un bel sacco in testa con un sorriso smagliante. Dalle feritoie per gli occhi vedete che vi escono delle piccole fiammelle bluastre e porge al vivente una fiaccola accesa in mano. La ferra e comincia a rivolgersi di nuovo al popolo, stavolta con la fiaccola in mano. Tra poco il vostro destino sarà compiuto e discenderete insieme a me, insieme ai vostri cari, familiari, animali, gatti, nella gloria del regno dei morti. Solo un piccolo elenco di punti per cui dovrete accettare volontariamente questa cosa e comincia ad elencare i privilegi della morte, tipo l'assenza di fame e queste cose. È il momento della tromba, direi. È il momento della tromba. Non trovi una tromba, ma trovi delle campane. Una campana. No, io contavo di usare il mantice della. Ah, ce l'ho. Hai un kazoo. Sì, ma facevi un kazoo appunto. Cioè, facevi una trombetta. È piccolo. Ma che è sto mantice? Ma non puoi suonare le campane a questo punto. Il mantice è quella cosa usata dai fabbri per fare. No, lo so che è il mantice che tira fuori. È il mio oggetto a magico. È tuo oggetto. Adesso vado a spiarti nella scheda. Va bene. Voglio vedere. È vado... un oggetto magico che praticamente facendo così lui genera gli oggetti. Non vogliono che suoni la tromba, quindi suonerò le campane. A morto, ovviamente. È l'unico modo in cui le so suonare. Conosco solo questa canzone. Esatto. Ho anche il maglio, quindi menerò col maglio le campane. Ok, cioè appunto in ogni angolo delle mura c'è una piccola campana e sbatti contro questa campana e vedi che la gente si volta subito di scatto come se fosse una presa di appunto dallo spavento, come un rumore improvviso appunto, tant'è che anche lo stesso Vasilio si volta. Non era ancora il momento di suonare le campane a morto! Inizio a martellare più velocemente, dando... Spero di dare abbastanza tempo agli altri di avvicinarsi. No! Fermati lassù! Non riesce neanche a vederti. Fermati! Fermati con quelle campane! E che fate nel frattempo? Direi che scendiamo. Sì, scendiamo. Sì, sì, dato che è spuntato il Gaudio vivo, poi io lo tiro dritto e sto già preparando lo sputo acido da tirargli in faccia. Ci sono delle scale per scendere o... Sono delle scale, sì, sono delle scale praticamente a zigzag che costeggiano in due interno. Vabbè, quindi scendiamo. In mezzo alla folla e nessuno sembra notarvi adesso, perché adesso sono tutti con la testa rivolta verso l'alto a guardare un po' lo scampanare. Tra l'altro quelli più vicini cominciano a vedere qualcosa di strano. Ma chi è quello? È forse il cugino di Boris? No, è più brutto. Cominciano un po' a sentire dei brusii un po' strano e poi si rivolgono anche verso il Luca che ha la torcia in mano. Mentre camminate in mezzo facendo di strada per questa gente, sentite che il terreno è molto motoso. È proprio... state spiaccicando qualcosa. Scusa, il terreno è molto, scusa Simone? Molto, molto mincio, molto motoso, molto fangoso. Ah, ok. Umido anche. Sì. E sentite anche oddio. L'odore, fate un passo in più, sentite l'odore di qualcosa di oleoso. Mm. Oddio. Adesso collego la torcia e l'olio per assisto, terra. Cioè, sì, da fuoco a tutto, bellissimo. Valesca invece si arriverà fra 20 minuti. No, ci sei arrivata. No. Ci sono arrivata stranamente velocemente. A che distanza siamo da
dalla figura con la torcia. La figura con la torcia intanto è a metà torre. Okay. Voi siete circa a metà strada, insomma. Metà strada, quindi a 20 metri dalla dall'entrata della torre. Ok. Non, ok, cerco di capire un po'. Io continuo a farmi strada, vedo di capire se c'è modo di raggiungere la posizione dell'uomo, del vivo. Vedo di capire. Io mi continuo a far strada e cerco di capire se trovo un passaggio per raggiungere l'uomo. La porta d'ingresso della torre. Esatto, esattamente. Ci sono... esatto, cerco... esatto. Ma ci sono delle guardie? No. Ma soprattutto qualcuno ci nota, visto che io non è che... Ma qualcuno sono proprio... vi, per realtà, se vi notano, non sentite niente, non è che sentite qualche voce o qualcuno che vi ferma o qualcuno spaventato. Sentite qualche voce, tipo, ma chi sono questi? Oppure che puzzo? Però ecco, sono un po' concentrati dal fatto che potrebbero morire da un momento all'altro. Gunther, che fa nel frattempo, te riesci a scorgere i tuoi compari che praticamente sono all'entrata della torre adesso, sono praticamente davanti alla porta. E beh, io dall'altra parte inizio a questo punto, dato che stanno tutti guardando me e ho paura che inizino a ignorarmi perché ormai sono la roba strana che è successa nell'angolo e prima o poi la gente si dimenticherà di me. Più che altro vedi che ci sono delle guardie che stanno salendo sulle mura. Ok. E... 4, 2 a sinistra e altre 2 a destra che stanno salendo le scale per venire da te. E allora quello che faccio è iniziare a urlare: oh mio Dio, c'è un elefante fuori dalla porta. E guardi, si ferma. Allarme, allarme, c'è un elefante fuori dalla porta. Le guardie accelerano un pochino, vanno fino in cima alle mura, si affacciano. È vero, c'è un elefante. Come sembra che si andrà anche bene. E tutti guardano un elefante da queste parti. Alcuni dicono, che cos'è un elefante? Adesso sono tutti, praticamente, sono in subbuglio. Più che altro alcuni cercano di capire cos'è un elefante. Altri cercano di capire come gli può interessare, che può essere. L'importante è che non pensino. Esatto. Dopodiché fai qualcos'altro? No, io ho fatto tutto questo solo per prendere tempo e dare modo a loro di arrivare dove devono. Ok. Siete davanti alla porta della torre, voi entrate? Sì. Sì. Io tiro fuori la mazza, sa mai. Ok. Io ho paura che quel gran figlio di una viva, del vivo di sopra, molli all'improvviso sventolino che sta sventolando la torcia accesa. Io quasi quasi rimarrei sotto per controllare che non cada e non la lanci per dar fuoco a chiunque. Ci sta. Se riuscite a neutralizzarlo, io vedo di non far fuoco a tutto. Però Polidoro rischi, cioè, cosa puoi fare se lui lancia giù la torcia? Poco. Prenderla al volo, ovviamente. Ah, oddio, chiaro, chiaramente. Scemi noi. Ok. Ok, io la porta è aperta, non mi ricordo. Sì, sì, è aperta. Allora vado davanti, scudo e mazza, e cerco di correre prima che questo qua faccia una strage di vigli. Io lo seguo. Sì, io lo seguo. Ok, quindi Valeska e Melchior entrate al piano terra della torre, che è un piano abbastanza sgombro, qualche cassa, qualche candelabro in giro, e scale a chiocciola che vanno in cima, che circondano insomma nella parete interna e portano alle varie stanze. Nella prima stanza, nella quale la porta è spalancata, vedete che c'è una camera padronale. Nella seconda, una stanza sembrerebbe di una principessa, comunque di una signorina. E la terza stanza, che riuscite abbastanza bene a identificare come quella a metà della torre, quindi dove si trova il vostro uomo, ha una porta chiusa, un pesante portone di legno massiccio. Valeska, dove andiamo? Un portone di legno massiccio?
Sì, a meno che, non so, tu non voglia saltare sul letto baldacchino. No. Più tardi. Ok. Però adesso portone di legno massiccio. Mi ci butto con le spalle. Ho come l'impressione che sia chiuso. Pronto? Gunther, vedi che a un tratto il vivo ha un diciamo, si volta in fretta dietro di sé e vedi che fa un cenno a qualcuno, che comincia a fare dei gesti con la mano all'interno della stanza. Le guardie si stanno ancora avvicinando a me o sono rimaste a questo punto a guardare l'elefante? Stanno a guardare l'elefante. Ok, c'è una scala per scendere mentre le guardie non mi guardano? Sì. Ok, se no usavo la corda che era rimasta lì. Però se c'è una scala è più comodo. E a questo punto vado anch'io verso la torre. Ok, vai verso la torre, ti avvicini sempre più all'entrata e vedi che c'è la tua compagna, il tuo compagno Polidoro, che è quasi sotto il terrazzo. Il vivo sta facendo cenni a qualcuno, quindi credo che... Adesso sta cercando... Scusa, pensavo stessi chiedendo una cosa a me. Sta facendo dei cenni a qualcuno, quindi... Credo che da dietro stiano spingendo per finire questo molto più velocemente di quanto stia facendo lui. E... Sì, vai a controllare, ho paura che questo qua fa cadere la cosa e uccide tutti perché gli gira così. E in effetti c'ho paura pure io di questa cosa. Non so, se vuoi rimanere a dare una mano a me, cercare di prendere al volo se casca qualcosa, posso andare a dare una mano ai tuoi compagni. Siamo in due, secondo me, meglio se stiamo in due a cercare di prendere la torcia, mentre gli altri due... Dopotutto il nobile Melchior, chi meglio di lui potrebbe prendere alle spalle certo. Il nostro avversario. Vediamo che posso farcela. Mi è appena venuta un'idea però. Potrei staccarmi un braccio, lanciarlo nella torre e cercare di prendere la torcia. No. Sì. Occhio a non farla cadere, mi raccomando. Sì, se cade è abbastanza... Se cade ci Ma siamo. Ma no, devi prendere il Polidoro al volo, scusa, no? Esatto, ci siamo in due qua sotto a prenderla. Io lancio solo un braccio. Ok, io posso usare le mie altre due. Esatto. Tutte le tue braccia. Tutte le tue braccia. Tutte le mie braccia. Tutte le braccia. Le ho schierate tutte. Allora, mentre Valeska e Melchior, adesso che fate? Mentre il portone si è aperto, non... No, ok, fa tutto contro e basta. Ok. Io lo attraverso. Però puoi aprirlo da dentro. Lo scopriremo. Solo morendo. Allora... quindi spendi un punto anima, passi attraverso la porta e con un grande sgomento davanti a te, appena sorpassata, trovi Gaudio Vivo, quindi lo stesso personaggio che avete visto dalle mura, proprio davanti a te, con la spada in mano, in questa posizione, appena ti vede, fa un bel affondo. Oh, cazzo. Si infila nella porta, praticamente ti passa, non ti ferisce, ti passa accanto sopra la spalla, attraverso la porta si spalanca a causa della violenza del suo colpo e lui ci rimane appeso strusciando dietro, rimanendo attaccato alla porta che si apre e quindi Melchior vedi lasciare il Gaudio Vivo attaccato alla porta con la parte della lama praticamente fuoriuscita dalla porta che viene trascinata dall'apertura della stessa. Ora, si inizia il combattimento. Come funziona il combattimento? Salute Valentina. Allora, grazie. Vi tirate tutti un D10 al quale potete aggiungere, dichiarandolo prima, cioè non c'è bisogno che lo diciate a me, basta che lo diciate tra voi stessi, un bonus massimo di più 3. Ciascun punto, quindi o 1, 2 o 3 che sia il bonus che volete metterci, è un punto anima stesso. Ok. Io 3. Io gli metto 2. Sì, anch'io ci aggiungo un 2, va? Quindi ho fatto 6, per fortuna ci ho aggiunto 2. Io faccio 2 più 3, 5, santa madre! Ditemi il risultato finale. 11. 5! 5. 5 anche Valeska. No, io 6. Ah, 6.
Io la somma degli altri due, 11. Perfetto. Polidoro? Adesso io ne spendo 3 di punti anima. Quindi devo... Dimmi il risultato finale. Sì, quanti ne devo tirare che mi sono già scordata? Quando? 1. 5 e 3 punti spesi. 8. Ok. Io... Ok, allora li sistemo un attimo e poi passiamo. Allora, Gunther, state, come funziona il combattimento? Allora, in realtà molto semplicemente, ognuno ha due azioni a disposizione, che può, un'azione può essere usata per fare qualsiasi cosa, con un'azione attivata un incantesimo, un potere, vi curate di quanto volete curare. Se la usate per muovervi, vi muovete di 5 metri. E inoltre potete concatenare un attacco o una qualsiasi altra azione a un movimento. E in questo modo l'azione stessa subisce un malus di meno 1. Però con un'azione fate sia movimento che azione, insomma, azione concatenata. Quindi vai, Gunther, state. Io quindi? Io mi stacco un braccio e... Mi stacco il braccio sinistro e con il destro... Lo lancio verso il parapetto. Ok, fammi un test di difficoltà 6, il test base. Ok, ci spenderò 2 punti e tiro 2 dadi. Ho ancora un solo punto che mi rimane. Vale. Ma ho fatto 7. Se no, in realtà prima del combattimento recuperate tutti i 3 punti anima. Ah, ok, ottimo. Okay. Quanto hai fatto? Scusa, 7. Ah, 7, perfetto. Quindi riesci, ruota il braccio, lo lanci e senti proprio che afferri una penna. Ti sembra di aver proprio retto una penna, quindi non sei neanche caduto a terra. E quindi con un'azione sei staccata e con l'altra l'hai lanciata. Sta al Gaudio Vivo che tira fuori, non senza un grugnito di rabbia, tira fuori la spada dalla porta e vede tutti e due, sia Melchior che Valeska, e forse sarà... la sua il suo istinto cavalleresco, colpisce Valeska. Che bello! Che viva! Il primo colpo va a vuoto, quindi ti passa proprio la spada, questo grosso spadone luccicante di energia bluastra al collo. L'altro, invece, ti prende pari pari la spalla, che la trancia di... Ah, che hai armature? Io sì, io ho la cotta di maglia. A D1. Ok, quindi se non sbaglio non possono attaccarti gli arti. Non puoi perdere pezzi per colpi violenti a distanza. Ah, a distanza, quindi non a mischia, ok. Ti faccio 3 danni letali, no, 2 danni letali, perché c'è l'armatura, e ti stacco un braccio. Aspetta, quant'è che muoio? A 5 danni letali. Ah, sono morta. Perché erano quelli dell'elefante. 2 erano quelli dell'elefante. Sì, e 3 erano... adesso. 2, 3 meno 1 perché... No, ma ne ho presi degli altri letali. No, letali, no, quei no, lancio gli altri sono non letali. Esatto, il lancio del gigante. Ah, ok, vedo, sì, allora li ho segnati male. Ok, allora sono 4, allora sono viva. Perfetto. Per poco? Per molto poco. Sei non morta. Cioè, sono morta, sono sei non morta. Morta. Sei non sono viva. Morta, ma sono ancora qui. Il braccio ti cade a terra, rantolando di dolore. E ricordatevi che con un'azione si può curare, quindi con 2 punti anima di curate. Certo. Dopodiché sta Polidoro. Polidoro cerca, eventualmente, se lui ha preso la torcia... No, lui ha attaccato, intanto il braccio l'ha attaccato alla penna. Attaccato alla tenda? Sì, alla tenda di fianco. Alla finestra della terrazza dove c'è il... Ah, ok. Allora io posso solo attendere che lui prenda la torcia, in realtà. Puoi ritardare l'azione, tipo, puoi dire se succede questa cosa faccio questo, quindi ti serve. Sì, ritardo l'azione, se lui riesce a prendere con successo la torcia e che cade, io poi cerco chiaramente di afferrarla mentre la butta giù. Ok, quindi la vita ovviamente apre. Esatto. Dopodiché...
Basilio. Ah, sì, Basilio, sono io. Vedete, voi che siete all'interno della stanza, quindi sì. Vabbè, meglio, vedete che accanto alla tenda si è, cioè alla tenda si è attaccato un braccio di uno zombie. E, Basilio lo vede e comincia ad agitargli la torcia addosso. Tucca. Vroom! Prende fuoco la tenda. Gunther comincia a sentire dolore, tant'è che sei costretto a staccarti da tuo figlio. Non cadi a terra nel pavimento, ma cadi, cioè cadi sul terrazzo, insomma. Subisci una ferita letale a causa del fuoco. E vedete che ha dato un fuoco la tenda e il fuoco sta rapidamente mangiando tutto il tendame e probabilmente andrà ad espandersi se continua. Dopodiché sta a Jin. Ma io mi curo. Ok, di quanto? Con un'azione ti puoi, con un'azione puoi spendere due punti anime e quindi curarti una ferita di fame. Quindi se spendi due azioni di cura ti curi due punti anime. No, me ne curo una sola al momento. Ok. Aspetta. E con l'altra azione io lo picchierei. Vai. Con cosa allora? Ho una frusta. Una frusta e una balestra. Direi una frusta perché la balestra. A meno che non prendi la balestra e gli fai così. E quindi... Sì, a meno che non gli vada in testa. Sì, quindi sì, lo attacco con la frusta castigatroll. Vai, quindi difficoltà 6. Okay. Anche qui puoi spendere i punti anima per tirare il dado. No, dai, tiro un dado solo, mi infido. Fatto 10. Colpo violento. Quindi infliggi un danno in più. Quindi la frusta di fare due danni, la fai roteare, la fai schioccare a terra e gliela dai praticamente in un occhio. La punta della frusta che finisce in un occhio comincia a rimenarsi, si tappa l'occhio e a gridare di rabbia perché di dolore. E dopodiché sta a me. Vabbè, niente, io ero già... il tipo era abbastanza... niente, provo a tirargli una mazzata, volevo già prenderlo subito, ma sono stato troppo lento, quindi provo a colpirlo con la mia mazza. Vai. Controllo un attimo, difficoltà 6... Più uno per colpire, bersagli privi d'armatura. Abbiamo l'armatura. Non ce l'ha l'armatura. Non ce l'ha? Ce l'ha completa. L'armatura. Ah, ce l'ha? Scusate. E allora io tiro e ho fatto 8. Ottimo. Quindi, fa vedere come... Due danni. Ok, un danno, vedete, un colpo glielo schianti, lui ce l'hai di schiena praticamente. Cioè, esatto. Lo schianti sulla spalla, vedi che accusa il colpo, l'armatura si spacca un po' di punti. Hai un'altra azione, volendo. Come, scusa? Hai un'altra azione. Allora, un'altra azione che potrei colpirla ancora? Sì. Ok, lo faccio ancora. Con difficoltà 7 però. Sarà fatto. 8, bravo! Ottimo. E sulla tua mazza e la sbatti stavolta sulla nuca. Altro grido di rabbia, perché di dolore, essendo morto, perché lui è sempre dolore. Oddio, in realtà no, perché gli stai facendo del finito. Ok, si ricomincia e sta a Gunther. Gunther che a questo punto prova a fare la sua azione eroica della serata. Vai. E fa tipo la mano degli Adams, quindi si sposta con il braccio andando verso il vivo e cercando di risalire il suo corpo per prendergli la torcia e cercare di disarmarlo buttandolo a terra per evitare che cada di sotto. Ok, allora fai un test di manualità a difficoltà 7. Il manutentore. Puoi sia metterci punti anima per... Fate che ce n'ha... No, sì, puoi metterci sia i punti anima per tirare due dadi e sia per l'azione eroica, cioè quindi puoi fare una combo di azione eroica più doppio dado. Ok, io i due per il doppio dado ce li metto perché manualità ce l'ho, quindi ne approfitto.
l'azione eroica quindi la fai con quanti punti anima? 3, che così arrivo, no scusa, 2 perché ne ho 2, quindi, okay, quindi a 9, 8, 9, 10. Esatto, 8, 9, 10 che non è servito a niente perché ho fatto 6, però ci ho provato. No, neanche il test, cioè non sei riuscito neanche nel test, insomma. No. Vedi che praticamente non vedi chiaramente dov'è la tua mano, quindi vai un po' a sense per quello che ti è difficile. Riesci a prendergli, ti sembra tipo un pantalone, la gamba del pantalone, e quando fai tipo un piccolo saltino per arrivargli più su, perdi la presa, non vedi niente e pum, ti senti di cadere. Hai un'altra azione. Con l'altra azione ci riprovo, ma questa volta non ho più punti da spendere, quindi vai, mi porta sempre 7, sarà anzi solo 6, il... visto che adesso sai dove si trova. Niente, 3. La tua mano comincia a saltellare ovunque, c'è la scena appunto del voi, vedete la sua mano che saltella, che Basilio che c'è, può essere il costo di colpirla pericolosamente facendo roteare questa torcia, che nel frattempo ha dato fuoco quasi praticamente tutta la volta del terrazzo. Dopo di che sta a me, il cattivo si volta sentendo i colpi di Melchior insistenti, come se fosse la manopola di un motorino, piazza la sua spada e si cosparge di fiamme blu. Quindi si accende di fiamme, la fa roteare in aria e la lascia cadere dall'alto verso il basso. Ti colpisce e ti faccio... C'hai armature? Chi? Melchior. Io sto qua. Sì, pesante di famiglia A di 2. Gli attacchi a magici a distanza. Beh. Comunque, pesante di famiglia A di 2. Sì, ce l'ho. Allora, bene, non ti fa un cavolo di niente. Ti batta sull'armatura e di fatto non ti fa alcun danno. Non prendi neanche fuoco. La tua armatura fiammeggia per un pochino e poi. Ok. Sei provato. Posso fare una domanda, dato che sto guardando la scheda di Melchior e vedo che anche lo scudo pesante. Lo scudo si somma all'armatura? No, lo scudo serve praticamente contro i colpi violenti. Ah, okay. Qualora io gli faccio un colpo violento, lui può decidere di sfruttare lo scudo per tramutare il colpo violento in colpo morto. Ok. Ok. Dopodiché, allora, lui ha finito, sta a Mina. Allora, Polidoro inizia, si guarda un attimino dietro di sé per vedere la folla come è messa, anzitutto, nel senso se stanno ancora... La folla senti che comincia a gridare, senti qualche grido di terrore sparso e vedi che praticamente tutto il terrazzo sta venendo sommerso dalle fiamme. Ok, allora io cerco, tra virgolette, di calmarli dicendo: signori, signori, per cortesia avvicinatevi ai bordi delle mura, cercate di uscire da questo pantano brutto. Per cortesia, tutto si risolverà al meglio. Ma questo è un morto! Piacere di conoscerla, sto cercando di evitare che diventi anche lei un morto, grazie. Cominciano a urlare e non tanto perché gli hai detto, ma quanto perché ti hanno visto, cominciano a disperdersi in preda al panico e si comincia a creare un caos generale di persone che scappano ovunque, ma sono formiche dentro una teca che praticamente non sanno come uscire. Io continuo a urlare. Basta che state lontani dalla torre che sta andando tutto a fuoco, grazie. Sì, piacere di conoscerla. Comunque state lontani dalla torre, grazie. Il duca a un certo punto vedete che comincia a dimenarsi e continua a cercare di colpire la mano. Senza successo, ma neanche senza un insuccesso troppo grande per voi. Vedete a un certo punto chi è, in realtà tutti, fra voi sotto e quelli dentro la stanza, che comincia a prendere fuoco lui stesso. Nel dimenarsi, cercando di sfuggire dalla presa di questa mano molesta, impatta contro la tenda in fiamme e viene avvolto, dopo la Ser Veneto, e viene avvolto. Okay. No, dimmi che non fa il volo di Ser Veneto giù della porta. No. Probabilmente, visto che il suo intento era quello, potrebbe essere una cosa non scontata. Valeska.
Ma a questo punto io forse afferrerei il vivo. Ti butti sopra di lui? Vai di lui. Cioè, che poi potrebbe essere un'azione abbastanza eroica, perché secondo me il fuoco mi ammazza a questo punto. Sì, c'è il rischio che ti ammazzi, sì. Quindi volendo, sì, puoi anche effettuare, anche se tu non stessi morendo, puoi effettuare un'azione eroica. Sì, credo che lo farò, francamente. Ok, quindi decidi quanti punti anima investire per l'azione eroica, dagli 1 ai 3. 3, così. Con 3 c'hai il range di azione eroica da 7 al 10, quindi è abbastanza molto, quasi il 50%. E il test, la difficoltà dell'azione invece è, se è un pericoloso, se è un vivente, 6. Poi anche vediamo. Questo caso spende 2 punti anima per il giorno di Dio. Quindi hai abbastanza. Ne ho 3. Sì. Se hai 3 punti anima puoi solo fare l'azione eroica. Cioè, se hai detto che hai 3 punti anima ne investi 3 per l'azione eroica. No, già tolti. No, in realtà ne ho 5 okay. Comunque. Ho letto male, ne ho 5. Quindi se spendi 5 puoi fare il finito, veramente il massimo dell'azione eroica più il doppio d'oro. Va bene, facciamolo. Con la Paolo. Ma sì, che cavolo. Vai. A quest'ora. Quindi quanti dadi tiro? 2. 2. Fatto 6. Oh. Allora, l'azione eroica la descrivi te, quindi, con i risvolti che puoi dare all'azione. Intanto sei riuscita a placcarlo agilmente. Sì, io mi lancio e lo placco, mi ci lancio proprio addosso e cerco di spegnerlo. Rotolo e con il mio corpo, anche se mi sta facendo molto male, cerco di spegnere le fiamme. Ok, quindi getti addosso a lui che cade a terra. Sacrificandoti, diciamo, sacrificando il tuo dolore in risoluzione dell'azione, della tua azione eroica, cominci a trovarti a terra e subisci intanto una ferita letale a causa del fuoco, però riesci a spegnere, però sì, sono morta. No, te avevi 4 ferite letali, te ne sei curata una prima. È vero, raga. Continuo a dimenticarmi, continuo a cercare di morire. Se vuoi morire ti ammazzo. No, avete ragione, ne ho curata una, quindi sì, non sono morta. Ne hai 4, sei prossima alla morte, ma non sei del tutto morta. E alla morte è morte. Riesci a spengere entrambi, però. E vedi che riesci anche a tenerlo fermo, sei riuscita anche a bloccarlo. E la torcia è poco più in là, che sta continuando a rotolare. È ancora accesa. In maniera pericolosa perché il terrazzo non è chiuso, è fatto a pioli, quindi se continuerà a rotolare arriverà di sotto. Dopodiché, però il tuo turno è finito, sta a Melchior. Ok, quindi aspetta, la situazione detto che è che lui... La situazione è che Valeska si è gettata addosso al vivo spegnendo, perché sei davanti al vivo che ha una spada fiammeggiante. L'unica cosa che posso fare è cercare di tenere occupata almeno questo con la spada fiammeggiante mentre gli altri risolvono l'azione, quindi mi viene da dire lui non l'ha ancora ferito, beh direi che io tento di attaccarlo nuovamente. Vai. No, ho fatto 5, a meno che non sia qualche più uno. Primo colpo vuoto, hai la trazione. Sì, continuo ad attaccare ancora e qui ho fatto UGNO! Bello UGNO! Complimenti! Quindi praticamente ti avvicini librando la tua mazza verso l'alto, fai un balzo in avanti cercando di fare un gesto plateale e lui semplicemente c'ha la spada così davanti. Esatto! Ti cinfili sopra, subisci una ferita letale e cominci a prendere fuoco. Penso che mi darà ferite letali durante il tempo il fuoco. Praticamente per spegnere il fuoco dovrai usare un'azione del tuo turno successivo. Okay. Se non la usi al termine del turno prendi un'altra ferita letale. Dopodiché si ricomincia Claudio. Runter. Vedi
chiaramente la torcia che sta rotolando verso l'esterno del terrazzo. Io allora inizio proprio a ho due azioni. Con un'azione io sotto cerco di mettermi dove penso che cadrà la torcia per cercare di prenderla. Con l'altra azione, con la mia mano, cerco di afferrare la torcia prima che cada. Vai, manualità difficoltà 6. Non ho più punti da spendere, quindi... Sempre fatta. 7. Ehi! Ottimo. Vedi, praticamente la torcia che comincia a rotolare manca pochissimo, la vedi inclinarsi sul piano del terrazzo e poi senti la tua mano che riesce a prenderla al volo. E anche te Valesca, vedi questa, la mano che ti striscia fa un balzettino e afferra la torcia. Nina, Polidoro. Ok, appena Polidoro vede il caos generale nella piazza. Sì, no, ma io appena vedo che la torcia è stata afferrata, io prendo e inizio a salire. Ok, perché intanto voglio... quindi cominci a salire, non riesci a arrivare al piano di Mechia, ma riesci a vederlo. Sì. Quindi sei a metà strada, diciamo. Basilio, che fa? Cerca di liberarsi dalla tua presa e non ce la fa, rimane lì un po' stordito, un po' dolorante, un po' nel panico e un po' che ho fatto dei tiri di me. State qui. Io? Mm-hmm. Allora, ma io, vabbè, lo lascio andare lui, cioè... Non mi interessa stargli addosso, tanto la torcia l'ha presa Gunther, no? Sì. Lui è vivo, io non lo ammazzo. No, non puoi farlo. In realtà sì, puoi farlo se la situazione lo richiede, o se lui attacca voi, o se ha chiare intenzioni. Io gli intimo di andarsene. Ti guarda cominciando a ansimare, vedi che il suo petto si allarga a causa di una respirazione molto nervosa. Vedi, guarda te, guarda la torcia. Il mondo dei morti mi aspetta, io non mi muoverò di qui. Non fa niente perché chiaramente non è sorto. Però vedi che non ha sortito effetto la sua minaccia. Melchior, no, è un'attrazione. No, sì, è un'attrazione, Gina. Sì. E prendo il braccio di Gunther. Lo stordisci con uno schiaffo. No, prendo il braccio di Gunther e la torcia e cerco di stordirlo con il braccio di Gunther, effettivamente. Cioè prendo la torcia dal braccio e glielo do. O sono due? No, gli puoi dare tutto insieme, se lo vuoi staccare è un'altra azione. No, vabbè, gli do tutto insieme. Va, difficoltà 6, anzi 5. Andiamo. 8. Senti Gunther, il tuo braccio che viene afferrato e impatta contro qualcosa di duro. Questo Basilio fa una piroetta su se stesso e boom, cade a terra. Melchior, io mi sono saltato praticamente. Bravo. Va, tavolo, fai tu adesso. Io sei saltato. Quindi rifaccio un attimo il Galio Vivo. Che davanti a te continua con questa spada fiammeggiante. Ah, in realtà ce l'ha. Veramente ti ha lì impalato. Fa un gesto con la spada cercando di buttarti in aria. E ho fatto un bel 10. Non peserò. Presumo che non peso tantissimo. Considerando che non ho la carica. I 40 kg dell'armatura tua che pesa. Ah, ok. Però riesce praticamente a buttarti all'indietro. Che scaraventa a terra, ti fa rotolare su te stesso, tra l'altro vi ricordo che le fiamme continuano a spandere, certo, tutto piano, e si volta e cerca di impalarti con un colpo di spada e ti faccio un danno letale, quindi ho credo di avere 3 danni letali e 3 No, lo sono segnato io. Okay. No, io quello che faccio, allora adesso tocca a me, io se decido di spendere un punto per spegnere le fiamme, giusto? Mi hai detto che posso farlo. Esatto. Dopo, se provo a fare, cioè dopo dovrei usare l'attrazione per rialzarmi o posso già attaccare?
puoi concatenare l'attacco alla tuo rialzarti in piedi. Però siccome la seconda azione mi costa di più attaccare. Più difficile, sì, è un malus. Però su quello posso spendere dei punti. Sì. Ok, allora spendo un punto per spegnere le fiamme, adesso non, sì, spero non ci notate, e ne spendo due punti per alzarmi e colpire dal basso all'alto mentre mi sto alzando, in modo da giustificare la cosa. Quindi vai, tiro e faccio un bel uno! Da due volte in una sera! Sono potentissimo! Mentre ti alzi, praticamente cominci a fare questa azione di carica a testa bassa, talmente bassa che non vedi chi hai davanti. Ripeto, fuoco ancora! Polidoro, vedi la scena, praticamente se sei quasi davanti alla porta, vedi la scena di Melchior che esce dalla porta, come in carica, proprio cade da per l'altro, cioè cade dalla rampa di scale, esce dalla porta, cade e boom! Torna al piano terra. Yes. Ciao Melchior! Ciao! Bravo, intanto Grazie, tanto che ci sei, esci, che la situazione non è bella. Sta prendendo fuoco tutto. Ah, molto bene! Claudio, Gunther! Allora, il mio braccio sta schiaffeggiando... il conte, duca, quello che è, e sì, a terra ormai. Io da sotto invece cerco di farmi strada tra la gente, tanto ormai il mio braccio non serve più a niente, la torcia l'ho fermata e ce l'ha Valeska, anche se mi allontano e non riesco più a muoverlo non è un problema. Vado verso la porta per vedere se da dentro si può aprire e cercare di far defluire la gente fuori, perché se restano dentro si cammineranno uno sopra l'altro e quindi falliremo lo stesso. E poi fuori c'è un elefante. Vedi che c'è semplicemente una grossa trave di legno a fermare la porta. E in realtà c'è tanta gente ammassata, quindi devi cercare di farti spazio. Più che cercare di farmi spazio, a questo punto cerco di fare il vocione tra la folla e dire apriamo il portone, sperando che lo faccia chi è più vicino di me. In realtà comunque ricordati che la torre è distante 50 metri dal portone, quindi intanto ti avvicini e cominci a urlare verso il portone. Effettivamente la gente c'è ammassata, vedi anche, riesci a vedere le ante che si muovono un pochino verso l'esterno, significa che la gente sta già premendo. Dopodiché sta a me, Gaudio Vivo, che praticamente ha visto volare via il suo rivale, si volta di nuovo verso di te, Valeska, fa un balzo e con la sua spada fiammeggiante cerca di colpirti. Non abbandonare, Valeska. No. E invece? Ma io ho uno scudo! Non ti para contro i danni violenti. No, vero, va bene. Spadone flette per l'aria. E un bel colponetto alla testa. E vedi che praticamente cominci a rimanere stranamente senza respiro. Ti hai riscordato come fosse questa sensazione, anche quando Polidoro prova a spiegarti, non sei riuscito a farlo capire. E la tua testa quasi consapevole del fatto che non si potrà riattaccare più al corpo, pum, cade a terra, rimbalza e in realtà non lo vede nessuno, pum, cade a terra e si dissolve, venendo quasi assorbita dal terreno. Tu cadi in ginocchio e prima ancora che il tuo petto tocchi terra ti smaterializzi semplicemente, compreso l'armatura e tutte le cose che avevi, e la tua anima comincia a vibrare e a viaggiare verso l'aldilà. Il tuo corpo semplicemente svanisce, lasciando un'ombra di se stesso. E niente, raga. Ciao! Ciao! No, mi spiace! Intanto ho fatto tutto io qua dentro. Esatto. È vero. Quindi mi sa che tocca a me, giusto? Sì. Quindi prima toccava a te perché avevo sbagliato. Ok. Polidoro, allora, dato che è arrivato appunto sull'uscio della porta, compie la sua azione eroica.
tira fuori la sua pistola e cerca di cecchinare il Gaudio Vivo. Prego. Che ho assistito... Ma l'avevi già da prima, là. È la pistola di equipaggiamento? Sì, ho una pistola. Ok. Ma potevo sparargli dalle mura? No. Lui no. Ho una pistola, non ho un fucile da cecchino. No, perché vedo appunto, assisto alla scena della mia compagna e lui la decapita, io praticamente, cioè, mi arrabbio come mai prima e cerco appunto di cecchinarlo completamente, cioè senza neanche aspettare che si rigiri per riconsiderare la mia presenza. Ok. Quindi, io ho... se si sono rifullati prima, c'ho ancora di nuovo 7 punti anima, io ti faccio tutta la combo possibile e immaginabile. Quindi ne spendi 5. Esatto, ne spendo 5, quindi due dadi e tengo il migliore, giusto? E il range è 7-10. Esatto. Minchia, ho fatto 9-10 con entrambi i dadi, quindi... Quindi pure colpo violento. Esatto. Perfetto, descrivi l'azione. Ah, intanto ti posso dire che è morto. Quindi descrivi l'azione consapevole del fatto che sia un colpo letale. Mentre appunto assisto alla scena della mia compagna che svanisce nell'etere, tiro il cane della mia pistola, non aspetto neanche che si giri, e lo centro dalla nuca e il colpo passa da dietro in avanti. Ok, il Gaudio Vivo è quasi sorpreso da questa cosa, è fiero di aver appena mandato un morto nell'aldilà e probabilmente la sua intenzione sarebbe stata quella di finire il lavoro del suo pupattolo, diciamo, quando a un certo punto non sente neanche il dolore, non sente neanche il colpo, se ne accorge solo dopo. Boom! Mi arriva questo colpo da dietro, vedi che dalle spalle, quello vedi delle sieni, è come se si portasse una mano alla fronte, però ancora prima che la mano raggiunga la fronte comincia a sgretolarsi pezzo per pezzo, dopodiché cade a terra come un cesto, come un sacco di cenere, generando una nuvola bluastra. La spada sua fiammeggiante si conficca a terra, le fiamme vengono dissipate e di lui rimane solo il cappuccio che comincia a svolazzare verso terra con una foglia secca in autunno. Il combattimento è finito. Posto a terra dal valoroso polizzolo. Che fare? Allora, io, tanto che sono lì, scusatemi, cerco di prendere come un sacco di patate l'uomo svenuto per evitare altre morti inutili, me lo carico come posso e cerco di portarlo giù dalla torre che ormai il fuoco penso sia incontrollato. Se ti ricordi di prendere anche il mio braccio, sono contento. Guarda, penso che sia lì vicino, dato che è stato schiaffeggiato. Sì, prendo... è l'interno. Mi prendo il braccio di Gunther sotto la scella come una baguette... E l'uomo svenuto me lo tiro un po' giù malamente, dico vabbè, l'importante, c'è un trauma cranico, fa niente, però intanto me lo porto via, evito che muoia, e me lo porto giù dal... Nel frattempo Gunther è arrivato praticamente davanti alle porte e vedi che c'è una calca di gente tale che non ti permette di passarci attraverso, però vedi che stanno già facendo un buon lavoro per conto loro. Gli do una mano come posso, o spingendo, cioè cercando di arrivare il più vicino possibile e spingere con una spallata, tanto un braccio in meno, o semplicemente anche solo dargli il ritmo a cui devono dare le spallate per cercare di aprire la porta. Con le bandierine. Esatto, una sola bandierina, perché è uno l'altro braccio. Esatto, c'è una mano sola. Con tutte le tue braccia. Esatto, in questo caso è con tutte le mie braccia. In realtà Gunther, appena ti avvicini, comincia a dare indicazioni, comincia a toccare la gente, ma la gente ti vede, si volta e basta quello. Con ancora più terrore spingono ancora con più violenza la porta, che dopo un po' senti che praticamente i cardini cominciano a rompersi il legno, la trave di legno, lo tieni, senti che scricchiola su se stessa, boom, si spalanca a un certo punto e come ultimi granelli in una clessidra questa gente comincia a confluire all'esterno, scappando all'esterno. Enrico, scusa, Melchior. Allora, io ero rimasto che ero volato al piano terra. Sì.
E quindi nel frattempo potrei sapere che è morta Valeska? Come, scusa? Potrei saperlo io? No, vero? No. Beh, io ovviamente quello che faccio istintivamente è ritornare nella posizione dove ero prima. Però non so se capire che qualcosa è andato a buon fine o se è risolta la situazione. In realtà te sei a terra e vedi praticamente che la gente, da dove siete, vedi che la gente sta scappando dalla fortezza, quindi sicuramente uno su due compiti li avete portato a termine. Ok. E vedi anche Polidoro che scende portandosi alla con Duca Vasilio. Ok, Polidoro, tutto bene? No. Ok. Tu invece di andare a pulirti le ossa dovresti imparare a combattere, perché la nostra compagna è appena morta. Non sei neanche riuscito a difenderla. Rip me. Simpatia. Che sì. Vabbè, imparerò meglio adesso. Non ti arrabbiare. Ho anni con cui imparare. ho migliaia di anni per addestrarmi. Comunque va bene, seguo Polidoro all'esterno e penso di immaginare che meno male vedrò il portone che si è aperto. Sì, lo vedo, okay. Quindi praticamente dopo un po', quando riuscite ad arrivare a un buon punto all'interno del cortile, vedete che c'è rimasto solo Winter davanti. Sì. Anche, non sono neanche le guardie, pure quelle se ne sono andate quando non hanno. Probabilmente che la torre sta per essere distrutta, visto che voltando vi vedete che è da metà in su e avvolto dalle fiamme. E non rimane molto tempo da che crolli e cominci a mangiarsi. Ok. Esatto, sì, io quello là comunque lo scarico appena poco distante dalle mura, poi quando si risveglia si allontanerà. Cioè io lo porto comunque lontano dalle fiamme e poi lo scarico lì come un sacco di patate. E mi avvicino al vedere se c'è ancora l'elefante con sguardo molto triste, che probabilmente lui, dato che aveva la connessione con lei, avrà sentito che... Sì, in effetti non lo vedi più. Cioè, in realtà lo vedi all'orizzonte, se ne sta scappando anche lui. Se ne sta andando. L'elefante... Non gli abbiamo neanche dato un nome. Elefante l'elefante. Ma dov'è Valeska? Purtroppo il Gaudio Vivo è riuscito a portarla via prima che io riuscisse ad ucciderlo. Inutile uomo qua che va a sbiancarsi le ossa invece di imparare a combattere. Ma se noi abbiamo scoperto che te avevi una pistola dopo finora non era mai servita. Che cosa vuoi da me? Non gliel'avevamo chiesto se aveva una pistola, effettivamente. Ma poi fino adesso non era mai servita, non abbiamo fatto combattimenti di sorta, io non l'ho tirata fuori. Non è che vado in giro con la pistola così, insomma, mica un americano. Vabbè, ma non è colpa del nobile Melchior. Le sue ossa sono stanche, sono leggere, è facile cadere di sotto. Assolutamente. Poi diciamo che lo sbiancamento un po' ti indebolisce le ossa per un periodo di tempo. Beh, non hai sbiancato le ossa oggi però, quindi io cercherei di non... Sì. Lascia le cose come stanno. Sì, assolutamente. Comunque l'ho colpito ben due volte prima. Sì, e alla fine, come sempre, ho dovuto portare tutto al termine io. Ah, a proposito, grazie del braccio. Prego, tieni. Tiro fuori dall'ascella tipo baguette. Me lo metto anch'io sotto l'ascella perché non ho più punti anima per riattaccarlo. No, ora le metti recuperate. Ah, ok. Ok, l'impresa è finita. Quello che dovete fare adesso voi è tornare nell'orto, chiaramente. Sì. E per tornare nell'orto sapete che vi serve un cimitero. In realtà da dove siete passati nel paesino di prima che vi è stato disabitato c'era una piccola cappella con un modestissimo cimitero. Quindi vi recate lì e così come all'andata, alla emersione, la terra vi ha spuntato fuori, così comincia, quando voi avete, diciamo, avete la volontà di rientrare, è come se cominciasse a abbracciarvi e, come stavi mobili, comincia a riassorbirvi, si fa sempre più densa e permette fino a diventare quasi aria.
ci passate attraverso, e come se cadete nel consigliere stesso, cadendo nella fama del mio coniglio, la porta si spalanca, la porta della frontiera dalla quale siete entrati si spalanca, vi getta all'esterno con uno strascio poliziale fatto di terra, e vi rimettete in piedi, altrimenti discutendovi, davanti al musone, lo stesso musone che vi ha colto all'esterno. Ben ritrovati, viaggiatori non morti, e siete un amico. Sono meno scartoffie per lei, forse, o in di realtà più. Sono più scartoffie. Sì, esatto, sono più scartoffie. Abbiamo... Dico, la colpa è di Ossuto qui, quindi se vuole punirlo in qualche modo. Per... Sì. Io ho risolto tutto, ho fatto tutto io, quindi... L'ha uccisa lui? No, secondo me, signor... Coso, secondo me potrebbe aiutarla bene chi ha portato al termine la missione, quindi Polidoro potrebbe aiutarla nelle scartoffie, così le spiega un po' tutto. No, ma io la mia missione l'ho compiuta, tu che sei stato inutile aiuterai il signor Musone al limite, almeno questo saprai farlo. No, io non so cosa dire al signor Musone, quindi sarà il caso che glielo dica Polidoro. Chi è stato a porre fine così prematuramente alla morte della signorina Valesca? Beh, è stato il Gaudio Vivo a ucciderla effettivamente. E a proposito di tal Gaudio Vivo, dov'è? Purtroppo non siamo riusciti a riportarlo Gaudio Vivo. È Gaudio morto, però. Già. Quindi l'avete ucciso? Sì. Dove sono le prove? Ah. E dove... Deve stare su questi. Qualche cosa che provaste la sua morte? Come faccio a sapere effettivamente? Ho dovuto riportare un braccio, ho dovuto riportare un uomo per evitare che morisse, prego, le ho evitato delle scartoffie. Purtroppo da solo sono uno solo io, quindi... Quindi, viventi morti? Neanche viventi... uno. Neanche uno. Il compimento di questa impresa? Se uno. Non è arrivato nessuno dal piano di sopra, penso che non sia morto nessuno. Signore, come lei ben sa, sono necessarie almeno un paio di settimane affinché qualcuno possa arrivare. Non lo sappiamo adesso se qualcuno è morto. Qualcuno è morto durante lo svolgimento dell'impresa? Non che noi sappiamo. A quanto abbiamo visto, no. Quindi, ricapitolando, abbiamo... Sicuramente il 70% è vivo. Anche di più. E di questo ve ne siamo molto grati. Ricapitolando, dunque, la vostra compagna è morta. Tenete con una casella. Non avete prove dell'uccisione del Gaudio Vivo, però avete portato il termine del salvataggio di tutti. E il Duca Vasilio? L'abbiamo lasciato fuori dalle mura. Non era parte da recuperare, giusto? No, ma devo segnare anche questo. È vivo? Lo era quando l'abbiamo lasciato, perlomeno. Esatto. In realtà non mi interessava, devo solo scriverla ai fini del rapporto. Avrete una riduzione della vostra ricompensa a causa del fatto che non avete prove dell'uccisione del Gaudio Vivo, però la missione l'avete portata a termine, dunque avrete, diciamo, la parte più interessante della ricompensa. Intanto, prima di darvela, vi chiedo di firmare il rapporto di emersione. I cerchi. Basta. Io metto una X come prima. Stiamo giocando a Trist. Perfetto. Comincia a ravanare sotto la scrivania, estrae dei pagottini, da quali estrae la ricompensa che vi ha promesso, e poi ne togli un po'. E vi dà anziché 20, 10 buoni a testa, anziché 200 da una a testa, però vi dà anche una nazione comunque. Quindi Perfetto. Questa bella busta con un timbro in ecco cera dell'orto, all'interno del quale si racchiude una busta praticamente che si autocompila da sola con il vostro nome e il tipo di impresa che avete portato. Quindi, nonostante abbiate perso la vostra cara amica Valesca, che prometteva di essere una grande compagna di avventure pre e post mortem, siete riusciti a portare a termine una missione che, per essere una prima impresa, la prima immersione, è un'impresa portata a termine in favore dell'orto, che quindi vi darà, insomma, un buon titolo da segnare sul curriculum quando andrete al centro di smistamento per le anime,
per compiere il viaggio. Dopodiché, se Mercurio vuole tornare a farti sbiancare le ossa, in ogni caso la sessione è terminata. Una sola morte mi stupisce. Ah sì? Ma in realtà è il secondo personaggio che riesco a uccidere da tutti i test. No, ma considerato come abbiamo iniziato noi, ci buttiamo giù dal gigante mentre cammina, ero convinto che saremmo morti un po' di più. Effettivamente. Sono cavata bene. C'è chi ha ucciso moltissimi innocenti in realtà. C'è chi ha fatto un dramma shell, c'è chi ha fatto appiccare l'incendio, ha cercato di sviare la sua colpa, chi ha ucciso il gigante. Ma povero gigante, non ha fatto niente. L'hanno guidato verso la fortezza, e se voi arrivavate quel gigante alla fortezza, lo prendevano a cannonate dalla torre. No, io ci avevo anche pensato, avevo detto, ma perché non chiediamo al gigante di andare di là? Però effettivamente è stato una buona idea non farlo. E chi si è fatto lanciare dal gigante sulla torre? Però chi è a distinguerli, ecco, con l'elefante davanti. L'elefante. No, è vero. Vedi. Ottimo. Ottimo. Ragazzi, spero vi siate divertiti. Sì, sì, sì. Assolutamente. Sì. Noi ci è piaciuto molto, mi sono divertita assolutamente, e spero che sia così anche per gli altri che sono qua stasera. Assolutamente sì. Sì. Anche perché è un sistema molto facile da capire. Esatto. Sì, velocissimo. È semplice. Esatto, è una di quelle belle cose semplici che anche magari dovesse capitarti una sera, dobbiamo riempire una serata. Esatto, sì, sì. È facile da spiegare, da intavolare, Esatto, da portare avanti. Assolutamente. E appunto non appesantisce la narrazione, quindi non la appesantisce né la rallenta, perché ci sono giochi così crunchy che, cioè, ti devi prendere una pausa ancora un po' di 10 minuti per capire cosa devi fare, quindi... Io personalmente amo i giochi che mantengono una scorrevolezza della trama abbastanza cadenzata, ecco. Bene. Cioè, mi fa piacere che l'intento era proprio quello, insomma, dare più spazio anche alla narrazione. Sei bello e sei bravo. Tanti cuoricini. Ma sapere se il gioco mi è piaciuto, non è che... Però sono lusingato. Soprattutto, ma sei un grande imitatore di giganti, ma è incredibile, guarda. Ti ricorderò. Come? La foto ricordo della serata sai che alla prossima fiera dirò lui è Simone di Esistenti, grandissimo imitatore di giganti. Io quasi adesso vado a mangiarmi una fetta di cheesecake appena chiudiamo la live. Io vado a cenare, mi sa, tiramisù alle carote. Buono. Cosa vai a fare? A mangiarmi del tiramisù alle carote. Ok. Comunque Claudio, mi è venuto in mente una cosa che ci siamo dimenticate, ma ce l'avevamo detto l'altra volta, che abbiamo fatto una domanda o delle domande in chat la volta scorsa e doveva rispondere subito, ci siamo proprio dimenticati, mi sono ricordato adesso. E ti ricordi qualcosa su... Sì, era una bella domanda, tra l'altro, che arrivava dal nostro Discord, dove c'è un canale dedicato a 4 contro il sistema, quindi se volete fare domande, sapere che cosa si giocherà e cose del genere, potete farlo anche da lì. E la domanda era un po' complessa, quindi la recupero subito. Dove era? Qua ci sono tutti i commenti dell'altra volta. Era una domanda di Chris che voleva sapere, eccola qua, vai. Dal punto di vista di MS in quanto distributore, ok, come si sta delineando il mercato italiano dei giochi di ruolo, perché ovviamente chi ci ascolta ha una visione filtrata da quello che giochiamo noi, ma la domanda sua è: sapendo quali sono i giochi che distribuite, che vengono distribuiti dai negozi, eccetera, eccetera,
Ok. A parte Dungeons and Dragons, che ovviamente è sempre il più giocato, distribuito, comprato, vissuto e giocato. Poi, che cosa si gioca in Italia? Io ti dico da quella che è l'impressione mia da questi anni, un po' alla volta, e di MS Edizioni, ma in Italia la facilità che hanno le aziende che sono già da molto tempo presenti sul mercato è quella di ottenere subito dei titoli molto forti e quindi farli giocare, ma soprattutto hanno, grazie a questo, hanno la forza di far giocare anche titoli indie un po' meno sconosciuti. Sicuramente le aziende più strutturate, cioè le aziende più presenti da più tempo, fanno crescere maggiormente il mercato del gioco di ruolo anche per giocatori non tanto, ti direi, non tanto hardcore, ok? Mentre le aziende un po' più piccole come MS o come altri piccoli distributori lavorano con prodotti un po' più di nicchia, ma soprattutto sono quelle che fanno crescere maggiormente quello che è il mercato italiano degli autori di giochi di ruolo. Quello sicuramente. C'è molto più interesse nelle aziende piccole dagli autori di giochi di ruolo che penso sulle aziende molto grandi, che sicuramente il loro primo interesse è quello di trovare un titolo molto forte, assolutamente. L'interesse di MS Edizioni è quello di far crescere l'editoria italiana. Difatti lavoriamo con SS Game, con T-Net, con Fumble GDR, con World of Evil, perché ci piace lavorare con gente che ha a cuore quello che sta facendo. Quindi come è stato per... noi l'abbiamo visto dall'esempio di Leather Games, non del gioco di ruolo, ma il gioco in scatola. Leather Games ha preferito lavorare con aziende più piccole perché hanno la possibilità di curare meglio certi prodotti e mettere il più cuore in quello che stanno facendo. Mentre lavorare con aziende molto più grandi, rischi che il tuo gioco finisca in un calderone di altri giochi e prima o poi vada perso, sconosciuto, o comunque messo nell'ombra di titoli come Dungeons & Dragons o come vampiri, è da dire, esatto. Un po' lo si è visto quando Asmodee ha iniziato a tirare fuori il beginner set di Guerre Stellari, e poi quando è arrivato D&D, il beginner set di Guerre Stellari è scomparso. Quindi, se lo sono dimenticato. Se lo sono dimenticato. Sarebbe, adesso io non l'ho mai giocato, però è uno di quelle è uno di quei fai giochi conto che... è uno dei miei tre giochi preferiti, quindi sì? Ma perché, ma sia sistema, io non l'ho mai giocato no, proprio per il sistema. Infatti adesso nella campagna che stiamo facendo a Fumble stavamo giocando con One Ring, una campagna di Signore degli Anelli, e abbiamo convertito tutto a Genesis, che è il sistema che sta alla base di Guerre Stellari, perché è più bello. Quindi è vero. Ah, ok, figo, assolutamente. E quindi è così. Poi ti dico la domanda fatta a mezzanotte con gli occhi che mi calano un po' varellato, però quello assolutamente, dai. Comunque è il periodo di diciamo, adesso la taglio, però il periodo di quarantena, comunque l'anno di Covid ha fatto crescere esponenzialmente il gioco di ruolo su tutto, sia a livello di gioco, sia a livello di giochi proposti, di partite giocate, di nuovi giocatori, quindi assolutamente è cresciuto veramente veramente tanto, quindi quello è ottimo. Il gioco in scatola è cresciuto meno di quello che ci si aspettava, super, super bene. Forse perché è più difficile da giocare online rispetto a un gioco di ruolo. Ah, quindi... quello sicuramente sono molti. Infatti, molta gente adesso va sulle piattaforme Tabletop Simulator, oppure vabbè, il gioco in scatola di Root è uscito su Steam, quindi tutti hanno quello lì e sono arrivato un sacco di persone. Che quella è la fortuna, arrivano un sacco di persone che giocano al videogioco sul gruppo di Root Italia, che iniziano a conoscere il gioco di ruolo e quindi poi dopo
magari sai, la community si alimenta anche su passioni varie, poi non è figo, dai. Comunque molto bene, direi. Bene, 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 bene. Simone ti saluta anche Blood Manor Games, che è passato all'inizio a dire che eravamo tutti fighi ed è passato alla fine ad ascoltare il finale, quindi. Ciao Andre, grazie. Niente, credo che per questa puntata di 4 contro il sistema sia tutto. Abbiamo giocato ad Unglorious, il Kickstarter è ancora fino a mercoledì prossimo, giusto? Quindi avete una settimana esatta, perché adesso è mezzanotte e 5 e avete 7 giorni per andare a pleggiare. Tra 7 giorni! Esatto. Morirete tra 7 giorni perché esce Unglorious. Ma rinascerete nell'orto di Unglorious. Assolutamente. E... una cosa che non abbiamo fatto, Claudio, non abbiamo ancora deciso chi sarà il prossimo a giocare, quale sarà il prossimo gioco. Lo dovranno scoprire seguendoci. Esatto, non abbiamo deciso. Però ecco, vedremo adesso con Claudio e capiremo. Assolutamente sì. Tanto non sarà settimana prossima, perché comunque questo format richiede un attimo di preparazione, quindi passerà un paio di settimane, forse tre, e vi faremo sapere sulle pagine di MS Edizioni di Fumble GDR quale sarà il prossimo gioco che giocheremo, quale sarà l'ospite della prossima puntata. Io ringrazio Enrico, ringrazio Nina, ringrazio Ginevra, ringrazio ovviamente Simone che ci ha condotto attraverso le strade dell'orto. Grazie. Ringrazio chi ci ha seguito in diretta, chi ci seguirà in podcast o in video. Vi ricordo che 4 contro il sistema ha un suo feed, quindi andatelo a cercare e iscrivetevi al feed di 4 contro il sistema. Io sono Claudio Serena e noi ci sentiamo la prossima volta con un nuovo gioco per 4 contro il sistema. Ciao! Ciao, buonanotte! Ciao.